Il pomeriggio prevede gli interventi del professor Del Ninno, che vede appunto qui collegato con noi. Il professore insegna informatica giuridica presso Luis Guido Carli, partner responsabile del Dipartimento di Privacy e IP presso lo studio legale Tonucci & Partner. Il professor Del Ninno affronterà quindi nel dettaglio i profili riguardanti gli interventi dell'autorità di controllo nazionali in materia di cookie e tracciamento, quindi parleremo di quelle dell'autorità estere, per arrivare poi anche a quelle del garante italiano, che sono state in parte oggetto di qualche domanda nel corso della mattinata, ma che verranno ora appunto esaminate nel dettaglio. E poi tratterà inoltre il professore il tema dei cookie come presupposto per l'applicabilità del GDPR a titolari responsabili non stabiliti nell'Unione Europea, quindi riprendendo un po' i profili problematici che attengono anche il appunto trasferimento di dati in paesi extra UE. E tra i due interventi del professore ci saranno 10 minuti di pausa, quindi faremo poi un breve intervallo dopo il primo blocco. Per le domande sapete già, quindi o lavagna oppure interventi col microfono. Cedo a questo punto la parola al professor Del Ninno, che ringrazio. Prego, Alessandro. Grazie Giuseppe, benvenuti a questa sessione pomeridiana della giornata di lavoro su una tematica parecchio attuale e parecchio interessante. Ora io aggiungo agli slot dei miei interventi anche una panoramica su quella che è la situazione attuale della sciagurata bozza di regolamento cosiddetto e-privacy, che il 10 febbraio scorso ha visto finalmente ricevere il Consiglio europeo, ricevere il mandato conferito al Consiglio UE per cominciare il trilogo e la negoziazione su questa nuova ed ennesima bozza che con grande fatica si tenta di approvare come dire, prospettiva della seconda gamba dopo il GDPR, cioè la sostituzione della direttiva 2258 sulla tutela dei dati personali sulle reti di comunicazione elettronica, che è una direttiva insomma, risalente e che diciamo, ci spiega anche come mai io oggi farò una prima lezione su quello che io chiamerei un diritto comparato dei cookies, perché ci si potrebbe chiedere, ma scusa, c'è il GDPR con una normativa che dovrebbe essere omogenea a livello di Unione Europea, e invece poi, come dire, sulla tematica dei cookies abbiamo, come vedremo, delle regole anche opposte tra autorità e autorità. Perché questo avviene? Perché non dobbiamo dimenticarci che appunto vigendo ancora oggi, non essendo stata abrogata la direttiva sulla tutela della cosiddetta privacy, io non amo parlare di privacy quanto di protezione dei dati, nell'ambito della fornitura di reti di servizi su reti di comunicazione elettronica, beh, quella è una direttiva che è ancora vigente, che è stata implementata da normative nazionali, pensiamo al titolo decimo del nostro codice della privacy, agli articoli da 121 a 132 quater, ed è una normativa nazionale che ovviamente sconta nelle scelte locali di recepimento qualche piccola differenza, e questa piccola e qualche piccola differenza si riverbera poi nei provvedimenti amministrativi delle autorità nazionali di protezione dei dati. Quindi in questa prima parte io mi concentrerò sull'analisi dei quattro grandi paesi per poi passare all'Italia, dopo aver fatto un salto nuovamente in Europa per capire cosa accade con il draft di e-privacy regulation, come dicevo prima. Ecco, mi concentrerò sui provvedimenti linee guida in materia di cookies emanati anche di recente dalle autorità nazionali di controllo dei quattro principali paesi, quindi Francia, Germania, UK, anche se non è parte dell'Europa, diciamo che lo prendiamo a riferimento anche perché il Commissioner Office
Officer è un'autorità tra le più attive e tra le più interessanti rispetto ai dettagli, ai contenuti dei provvedimenti, e Spagna ovviamente, poi diciamo, vedremo rispetto a queste posizioni il garante cosa dice con il provvedimento che ha adottato a dicembre del 2020, che rinnova, integra, aggiorna i provvedimenti del 2014 in materia di Cookies e la modifica che poi ci fu nel 2015. Provvedimento per cui si è conclusa a metà gennaio la consultazione pubblica e quindi dovrebbe vedere nelle prossime settimane la sua diciamo, versione definitiva. Nell'andare ad esaminare questo quadro un po' comparato, ecco perché diritto comparato dei cookies, guardate come il diritto in questi anni sconta prospettive e scenari tecnologici assolutamente innovativi. Ecco, se solo pensiamo a 20 anni fa, a 20 anni fa pensare di aver svolto un giorno una relazione sul diritto comparato sulle tecnologie di tracciamento, perché poi ecco, consentitemi anche di chiarire fin da subito, parleremo di cookies esemplificativamente, perché altrimenti ci dimentichiamo tutta una serie di altre tecnologie di tracciamento. Quindi quando mi sentirete parlare per semplificare di cookies, mi riferirò, intendo riferirmi contestualmente a tutte le tecnologie di monitoraggio e tracciamento, dal fingerprinting del browser ai pixel, a tutte le altre tecnologie che ovviamente operano su reti di comunicazione elettronica. Quindi ecco, facevo questa considerazione che se 20 anni fa mi avessero detto, oddio, io lo potevo diciamo prevedere nel mio approccio, nella mia forma mentale di sviluppo tecnologico, però ecco, di tenere una relazione sul diritto comparato dei cookies, questo ci fa capire come anche il quadro regolatorio sia fortemente ovviamente influenzato dagli scenari tecnologici, solo che poi dovremmo capire se la norma riesce mai a imbrigliare, non riesce mai, la tecnologia a regolarla, perché è un po' il paradosso di Zenone che io richiamo sempre anche ai miei studenti dell'università, e cioè paradosso di Zenone, Achille la tartaruga, Achille il legislatore, la tartaruga è la tecnologia e per quanto si possa pensare, Achille non la raggiunge mai perché nonostante il piede veloce, la tartaruga nel frattempo ha fatto un piccolo e lento passettino in avanti e così è il rapporto tra legislazione e tecnologia. Quindi nella prima parte farò un esame dei provvedimenti delle quattro autorità privacy dei paesi che ho detto, andando ad analizzare nella prima parte ciò che è comune ai provvedimenti. Nella seconda parte in che cosa parleremo delle differenze, cioè andremo ad analizzare in che cosa differiscono le linee guida sui cookies emanate da queste autorità. Poi parleremo del regolamento di privacy e concluderemo con quello che prevede il garante nel provvedimento del dicembre del 2020. Quindi cominciamo ad andare a vedere intanto quali sono le regole di questi quattro grandi paesi. Faccio una premessa e faccio una domanda a cui do subito una risposta che ha una rilevanza pratica, e cioè in Italia noi come operatori, come avvocati, consulenti, DPO o soggetti chiamati nell'ambito e nel contesto della vostra organizzazione aziendale ad applicare le regole GDPR, le regole diciamo sulla protezione e sulle politiche di trattamento dei dati, possiamo fare riferimento ad atti amministrativi emanati per esempio dalla CNIL, dalla Germania o da altre autorità europee? La risposta è assolutamente sì, anzi in molti casi ciò appare particolarmente utile, perché in certi contesti, poi chiudo la parentesi perché altrimenti ci inerpichiamo su un sentiero diverso da quello che è l'oggetto della nostra discussione di oggi, in certi contesti appare anche molto utile perché delle autorità hanno normato, tra virgolette, hanno attraverso provvedimenti dato esecuzione a o dato interpretazione applicativa a norme del GDPR in contesti
dicevo, nei quali per esempio la nostra autorità garante non è intervenuta, non è ancora intervenuta o è intervenuta non con quel livello di dettaglio che può essere riscontrato in provvedimenti di altre autorità. Faccio un esempio, la CNIL è una delle autorità più attive dal punto di vista dell'applicazione pratica delle prescrizioni del GDPR. Ad esempio, sapete che il nostro garante per la privacy ha fatto il 18 ottobre del 2018 il suo bravo elenco ai sensi dell'articolo 35 sui casi in cui è obbligatorio svolgere la valutazione di impatto, la PIA. Come ricorderete, il GDPR prevede anche che le autorità possano emanare degli elenchi in negativo, cioè quando non c'è l'obbligo. L'autorità italiana non lo ha fatto questo elenco, mentre l'autorità francese, come quella polacca o quella portoghese, hanno fatto anche un parallelo elenco di casi in cui, per esempio nel contesto del mondo del lavoro, del trattamento dei dati dei lavoratori, molto utile un elenco al negativo di casi in cui non è necessario svolgere la PIA. È possibile avvalersi di quelle indicazioni delle autorità estere? Assolutamente sì, proprio perché abbiamo un quadro normativo che è unitario, omogeneo, non lo è in realtà. Voi sapete che il GDPR, almeno io questo sostengo in tutte le sedi scientifiche, accademiche, che il GDPR è una direttiva mascherata perché sì, vuole essere una normativa che fissa dei principi validi per tutti, e lo è in tutta Europa, però ci sono degli spazi in cui lascia agli stati membri in ambiti delicatissimi, penso solo a tutto il mondo del rapporto, a tutto il contesto del rapporto lavoristico, lascia, se leggete l'articolo 88, agli stati membri la possibilità di adottare proprie regole nazionali. Il caso dell'articolo 88 è il caso più eclatante perché lì c'è scritto che tutto il mondo del trattamento dei dati dei lavoratori è rilasciato, salvo ovviamente il rispetto dei principi generali, l'articolo 5 del GDPR, le basi di legittimità piuttosto che gli istituti, ecco. Tutto però il mondo del lavoro, lato trattamento e politiche di trattamento dei dati è demandato a scelte nazionali. Ma c'è anche un altro articolo che forse sfugge a una lettura poco attenta e è sempre un articolo che lascia agli stati nazionali, mi riferisco all'articolo 9,4, l'articolo che fissa i criteri per il trattamento dei dati di particolare natura, fissando al primo comma il divieto di trattarli, salve le condizioni di inapplicabilità del divieto, quel lungo elenco all'articolo 9,2, non sono, attenzione, basi di legittimità del trattamento come l'articolo 6, sono condizioni di inapplicabilità di un divieto che al primo comma è la regola generale. Bene, al quarto comma di quell'articolo c'è scritto: gli stati membri sono liberi di integrare, di aggiungere, di fare proprie scelte nazionali sul trattamento dei dati di particolare natura. C'è un interessantissimo, e qui davvero chiudo la parentesi, c'è un interessantissimo documento che la Commissione europea ha emanato a maggio dello scorso anno, con un prospetto di attuazione dell'articolo 9,4. E stato per stato la Commissione evidenzia le scelte normative nazionali specifiche, e vediamo che ci sono regole aggiuntive. Ah, guardate, lo stesso codice della privacy, se pensate all'articolo 2 septies, prevede il provvedimento biennale del garante sui dati relativi alla salute o sui dati biometrici e geometrici e genetici. Quel documento della Commissione, in questo prospetto, stato per stato, fa vedere le scelte sul trattamento dei dati di particolare natura fatte da ciascuno Stato. Allora, se concludiamo questa parentesi ricordandoci anche l'articolo 88, noi vediamo che in un mondo tecnologizzato e globalizzato come quello delle relazioni imprenditoriali e delle relazioni lavoristiche con aziende che hanno sedi, perlomeno in tutta Europa, se non in svariate parti del mondo, tutta la parte, anche restando all'interno dell'Unione Europea, delle regole sul trattamento dei dati dei lavoratori, ivi inclusi i dati di particolare natura, se leggiamo in combinato disposto l'articolo 88 e l'articolo 9,4, beh, impongono alle, questo combinato disposto impone alle aziende, se hanno sedi anche, insomma, in Germania e in Francia, di andare a vedere in Germania e in Francia le regole nazionali particolari sul trattamento dei dati dei lavoratori o sul trattamento dei dati sensibili, extrasensibili, anche se considerando 18 li continua a definire così, dati di particolare natura, se
sia in generale sia quelli dei lavoratori. E allora ecco perché io dico che il GDPR appare spesso come una direttiva mascherata. Chiuso la parentesi, vengo davvero alla tematica che oggi mi è stata assegnata. In Francia c'è la CNIL, la Commission Nationale dell'Informatique et des Libertés, che ha pubblicato un primo set di linee guida sui cookies nel 2019, poi c'è stato il Consiglio di Stato che le ha annullate, altra interessante vicenda, e nell'ottobre del 2020 ha emanato una nuova versione delle linee guida e, come dicevo prima, la CNIL è un'autorità di particolare interesse per la grande, oltre che competenza, per il grande dettaglio e la grande utilità pratica che caratterizza gli approcci di questa autorità, alle tematiche che tratta. E in effetti, se noi andiamo a guardare, non abbiamo solo linee guida sui cookie, ma abbiamo allegate una serie di best practices, di raccomandazioni e le FAQ, quindi più pratica di così la CNIL nella versione di ottobre 2020 delle sue linee guida, o meglio complesso di documenti sui cookies e sulle tecnologie di tracciamento, non poteva essere. Nel Regno Unito l'AICO ha pubblicato le linee guida nel luglio del 2019, anche qui sui cookie e sulle tecnologie di tracciamento in generale. In Germania la situazione è ancora più, diciamo, articolata, perché voi sapete che, stante la struttura federale di quello Stato, abbiamo autorità privacy in ciascun land, e poi queste autorità privacy si riuniscono in una sorta di macro autorità che le appunto accomuna, e quindi dobbiamo andare a vedere in quei casi in Germania tanto le regole statali delle autorità privacy statali quanto le regole della collegio, chiamiamolo così, della conferenza, la traduzione dal tedesco è conferenza, delle autorità di vigilanza, quindi abbiamo sempre il doppio livello, statale e federale. In Spagna l'Agenzia per la protezione dei dati nel novembre del 2019, quindi come vedete sono tutte linee guida abbastanza, recenti, ha pubblicato il suo, documento. Allora, cominciamo a vedere le risposte di queste quattro autorità nel complesso documentale di regolamentazione, fornita una serie di domande che io ho un po' qui riepilogato, rispetto alle quali però, e questa è la prima parte, abbiamo una posizione sostanzialmente comune, cioè le regole in questo caso sono abbastanza simili. Allora, le regole si applicano solamente ai cookies? Ovviamente no, abbiamo detto che si applicano a tutte le tecnologie di tracciamento e monitoraggio, Pixel, kit di sviluppo software in applicazioni, oggetti locali, ecco, tra le altre cose non pensiamo solo al cookie del sito web a cui accedo quando sto su internet, pensiamo a tutta la connettività in generale e quindi pensiamo al monitoraggio, al tracciamento che abbiamo nel mondo IoT, dell'Internet of Things, o pensiamo al monitoraggio che abbiamo nel mondo dei veicoli connessi o dei contatori e quant'altro, quindi non è solo il mondo delle piattaforme web, ovviamente questo lo voglio dire, ma è una cosa scontata che infatti in ogni caso è oggetto di specifiche indicazioni da parte di tutte e quattro le autorità, con l'unica, diciamo, differenza che l'autorità tedesca dice sì, attenzione, dice un qualcosa di pleonastico, ci deve essere però una tecnologia che accede, archivia le informazioni che sono dati personali, se non sono dati personali, e quindi se andiamo a, come dire, raccogliere, tracciare, archiviare sui terminali, sulle apparecchiature terminali degli utenti, informazioni di natura tecnica prive di capacità identificative, non si applicano le relative regole, ma questo ce lo dice anche il GDPR, che non si applica al dato anonimo e sarebbe necessario parlare a lungo di che cosa si intende per dato anonimo. Mi limito solo a riferirmi al parere dei garanti europei 5 del 2014 sulle tecniche di anonimizzazione. Leggendo quel parere scoprirete che addirittura può essere un dato personale pseudonimo, quindi che mantiene la sua capacità identificativa e dunque non è anonimo, anche un dato crittografato con tecnologia e crittografia di hash. Dicono in quel provvedimento, se c'è il metodo della forza bruta che può far risalire attraverso quello che io ho chiamato un reverse engineering del dato alla identità della persona fisica, quel dato non è più anonimo. Quindi quando si parla così semplicisticamente, io lo sento fare spesso da alcuni clienti, di trattamento in aggregato statistico e quindi anonimo, in realtà si dice un qualcosa che nella gran parte dei casi non è esatta. Chiudo l'ulteriore parentesi.
Poi, altra posizione comune, è possibile considerare il consenso implicito alla operatività dei cookies intesi come tecnologia di tracciamento? Qui, come vedremo, mentre tutti dicono ovviamente no, perché qui c'è la parte di GDPR che va ad impattare sulla tematica dei cookies. È vero che i cookies sono una tematica regolata dalla direttiva 2258, però è ovvio che sul consenso i principi generali del GDPR devono necessariamente applicarsi. Ora, con il GDPR il consenso è divenuto un qualche cosa che deve essere acquisito in maniera inequivocabile se leggiamo l'articolo 7. E le caratteristiche di un consenso inequivocabile ce le dà il recente documento del 4 maggio 2020 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali, che ha stabilito le caratteristiche del consenso ai sensi del GDPR, ai sensi dell'articolo 7, caratteristiche che devono essere quelle di un consenso ovviamente informato, ovviamente esplicito, non espresso ma esplicito, e ovviamente inequivocabile. Quindi il consenso implicito, come poteva essere la vecchia indicazione delle autorità, inclusa quella italiana, che è la continuazione della navigazione tout court, senza che fosse registrabile un evento inequivoco che potesse essere considerato come consenso, valeva come consenso. Quella indicazione oggi non vale più, e vedremo appunto anche a livello delle quattro autorità europee quali sono le regole per considerare. Per esempio, l'autorità spagnola considera lo scrolling una modalità di prestazione del consenso, però vedremo accompagnata da cosa, per non ricadere in quella che era la vecchia impostazione di un'attività di continuazione di una navigazione che poteva essere molto vicino a un consenso implicito, che oggi, ai sensi del GDPR articolo 7, non è più valido. Andiamo avanti. È possibile prestare il consenso alla operatività dei cookies attraverso una relazione contrattuale? Ovviamente tutte le autorità nei loro documenti dicono no, perché lo stesso articolo 7 del GDPR ci ricorda che vanno sempre separati i consensi contrattuali, le accettazioni contrattuali, pensiamo a un'operazione di contrattualistica o di e-commerce a distanza, da un consenso data protection. E quindi è proprio vietato, come dire, operare una commistione tra il piano data protection e il piano, contrattuale, laddove appunto si potrebbe determinare una pratica illecita, che è quella di dire, se no, firmandomi il contratto o consentendo alla operazione contrattuale, acconsenti anche ai cookies. Questo ovviamente non è più possibile, ma questo non è mai stato possibile. Ora, il GDPR lo ha specificato in una norma, ma se noi andiamo a vedere il primo provvedimento mai emanato dall'autorità garante, come entrò in funzione l'8 maggio del 1997, beh, l'Authority Privacy italiana sanzionò INAS Italia e la Banca Nazionale del Lavoro, perché nei format contrattuali c'era scritto che, firmando il contratto, davano anche il consenso ai trattamenti marketing. Dopodiché, sempre analizzando la parte dove questi documenti sono più o meno simili, ci dobbiamo domandare se sia lecito, ai sensi di quello che indicano le regole francesi, inglesi, spagnole e tedesche, chiedere un consenso onnicomprensivo, cioè un global consent, accetta tutti i cookies. Ora, il consenso, noi sappiamo che l'articolo 5, con il principio di granularità delle finalità, il consenso deve essere granulare, cioè la regola generale è quella di dare un consenso per ogni cookie, nel senso che ogni cookie che persegua una finalità specifica, o perlomeno un gruppo di cookies che tecnicamente perseguano la medesima finalità del trattamento, beh, a questo singolo cookie o a questa categoria omogenea per finalità di cookie deve essere dato dall'utente un consenso specifico. È il motivo per cui nell'implementazione corretta di prassi, di politiche e di scelte tecniche aziendali, al banner iniziale
con l'informativa breve piuttosto che con le regole e le informazioni fondamentali, deve seguire veramente un pannellino di controllo dove l'utente, elencati i singoli cookies che quel titolare del trattamento rende operativi, può selezionare o deselezionare in qualsiasi momento la sua opzione di consenso o la sua opzione di rifiuto. Tuttavia, fermo restando questo principio, e cioè quello della granularità del consenso a ciascun singolo cookie, le autorità ammettono la possibilità di un consenso globale, cioè accetta tutti i cookie, purché ci sia in primo luogo un'informazione chiara, trasparente, user-friendly all'utente, quindi affinché il consenso, ancorché globale, sia consapevole, altrimenti se non c'è questa informazione previa, per esempio nel banner di primo livello, nel first layer, il consenso sarà impattato da invalidità per assenza di idonee informazioni, e purché nel secondo livello, cioè nel livello di dettaglio, ci sia comunque. Quindi abbiamo la possibilità nel primo livello col banner di accettare tutti i cookie, ferme le informazioni fondamentali, ma deve avere l'utente un link, un bottone ad un secondo livello in cui gli sia consentita questa granularità e gli sia consentita la gestione delle sue scelte per singolo cookie, anche revocando il consenso, che come sapete è un diritto ormai acclarato di segno uguale e contrario alla prestazione del consenso nel GDPR. Mentre sul punto, sulla risposta se sia possibile un consenso globale, le autorità tedesche non danno una risposta, ma ovviamente a livello di buona prassi si può ritenere che l'indicazione sia comune anche alle autorità, nonostante nella loro tedesche, nonostante nella loro documentazione, non ci sia una risposta specifica. Allora, vediamo quali sono le regole su questo consenso granulare. La CNIL richiede un secondo livello con la possibilità di dare uno specifico consenso ad ogni cookie separatamente. L'agenzia spagnola richiede il link a uno strumento che consenta di fare lo stesso. Nulla ci dice UK sull'acquisizione del consenso granulare, ma poi andando a frugare tra le buone prassi e tra le FAQ scopriamo che anche l'opzione di un consenso specifico successivo alla prima opzione di un consenso globale è una buona prassi assolutamente suggerita, mentre le autorità tedesche dicono sì, ok, va bene il consenso granulare, ma non ci dicono quando e dove, se nel primo livello o nel secondo livello, lasciando cioè liberi i titolari del trattamento di impostare tecnicamente come credono tra primo e secondo livello quello che resta un principio, quello della granularità dei consensi per singolo cookies, che comunque è acclarato nella loro documentazione. Chi è il soggetto al quale deve essere prestato il consenso alla operatività di cookie da parte degli utenti? Ovviamente è il soggetto che vuole accedere all'apparecchiatura terminale, che sfrutta le potenzialità e le capacità di elaborazione del dispositivo dell'utente e poi conserva, una volta effettuato l'accesso, i dati che vengono tratti dalla operatività dei cookies. Ora, per tutte e quattro le autorità, questo significa che i titolari del trattamento, non solo, anche coloro che raccolgono o accedono per conto dei titolari del trattamento, quindi anche i responsabili del trattamento, c'è un obbligo informativo che è quello di indicare le terze parti. Addirittura la CNIL richiede che sia pubblicato un elenco sempre aggiornato, sempre facilmente accessibile, di terze parti che comunque ricevono le informazioni. Quindi questa è diciamo, posizione specifica della CNIL sul punto. Andiamo adesso a vedere invece dove divergono i provvedimenti di queste quattro autorità su tematiche specifiche che ho sempre cercato di riassumere in domande spot. Allora, sono consentiti i cookie wall? Cosa sono i cookie wall? I cookie wall, il garante nel suo provvedimento li definisce take it or leave it, prendere o lasciare, cioè sono tutte quelle situazioni in cui l'accesso a servizi, diciamo a un sito web per esemplificare, però l'accesso a contenuti o a servizi è condizionato, costringendo di fatto l'utente all'accettazione di tutti i cookies o di tutte le tecnologie di tracciamento. Allora, qui scopriamo che diciamo, l'impostazione regolatoria può più o meno sorprendere alla luce dei principi
del GDPR. Per esempio, in Francia c'era un divieto assoluto, cioè questa impostazione take it or leave it era assolutamente vietata. Il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento anche su questo punto e nella versione oggi vigente, dall'ottobre del 2020, la CNIL dice sì, c'è un divieto, un generale divieto di impiego dei cookie walls, ma questa modalità dovrebbe essere valutata caso per caso, cioè non c'è più un divieto, scusate, assoluto, ma c'è una indicazione che potrebbe non essere conforme al GDPR la scelta del cookie wall e la loro validità e legalità deve essere valutata caso per caso. In Germania le autorità tedesche vietano i cookie wall, ritenendola una modalità non conforme, però diciamo che la loro posizione è abbastanza vicina a quella della CNIL, perché anche loro richiamano la necessità di valutare caso per caso e qual è la differenza. E ce lo spiega ben probabilmente il provvedimento dell'autorità spagnola, anche se molto sintetico sul punto. L'autorità spagnola consente i cookie walls nella misura in cui, e questa è la posizione anche del garante, lo vedremo poi nel provvedimento, in cui il diniego, nella misura in cui il diniego totale del consenso da parte dell'utente alla loro operatività, non lo privi della possibilità di esercitare un diritto che può anche essere il diritto di accedere al contenuto o al servizio. Diciamo che la posizione depotenzia la possibilità di utilizzare il cookie wall, però ecco, ci deve essere sempre, questo è il principio pratico, una alternativa e comunque questo lo vedremo anche nel regolamento di privacy nella bozza e comunque ci deve essere sempre una situazione in cui il diritto dell'utente che accede non è impattato, quindi ne potremmo dedurre un divieto, senz'altro, dei cookie wall nella misura in cui la conseguenza secca è quella di privare l'utente di un diritto anche di accesso a contenuti o servizi. Sul punto, invece, l'autorità inglese evidenzia che l'acquisizione forzata del consenso attraverso i cookie wall potrebbe, è improbabile, si legge, che possa essere ritenuta valida. Ed è interessante perché l'autorità inglese dice sì, quasi sempre, probabilmente se andiamo a vedere caso per caso, sarà il cookie wall invalido, non conforme al GDPR. Però un'altra cartina di tornasole che ci aiuta nella valutazione caso per caso, che come vedete queste autorità richiamano, è quella di confrontarsi anche con altre libertà di rango nel nostro paese, non in quello anglosassone, costituzionale o anche negli altri paesi di diritto continentale. Cioè bisogna capire se quella è una, diciamo, modalità di esercizio di una libertà di espressione o di una libertà di condotta imprenditoriale. Quindi questo è un altro metro di paragone per valutare la liceità o meno dei cookie wall. E andiamo al tema dei cookie analytics o analytic. Quel complesso, diciamo, i Google Analytics sono noti così. Ricorderete che nel vecchio provvedimento del garante i cookie analytics sono paragonati a cookie tecnici, per cui non è necessario il consenso, ma l'informativa sì, nella misura in cui c'è un depotenziamento della capacità identificativa, sono in aggregato anonimizzati o c'è un'anonimizzazione, eccetera, eccetera. Può essere fino a un certo punto sorprendente scoprire che la gran parte delle autorità in Europa, anche per gli analytics, richiede il consenso perlomeno dei regimi alternativi di opt-out. Partiamo dalla Francia. Allora, è necessario il consenso ai cookie di tipo analytics? La posizione, ovviamente, che andiamo a vedere è quella perché è cambiata, della versione del provvedimento dell'ottobre del 2020, perché nella versione precedente, poi annullata dal Consiglio di Stato, si richiedeva un consenso specifico e in deroga a tale principio generale del consenso specifico anche per i cookie analytics, si prevedeva un meccanismo di opt-out per alcuni cookies alla verificarsi di alcune precondizioni, tra queste c'era anche l'obbligo di conservare, diciamo, l'obbligo di avere un ciclo di vita di questi cookie analytics non superiore ai 13 mesi e purché diciamo, ci fosse appunto questo regime di opt-out.
Ora, con la versione del 2020, la CNIL continua sempre a richiedere il consenso per i cookie analytics, ma il regime, diciamo, di deroga che ha affiancato a questa regola generale è quello di verificare, quindi non sarebbe necessario il consenso e non è più necessario prevedere un opt-out, che siano strettamente necessari. Lo strettamente necessari è una terminologia che ritroviamo nel provvedimento del garante e ritroviamo anche in quello precedente del 2014 e del 2015, quando il garante diceva che i cookie analytics sono equiparati ai cookie tecnici, non serve il consenso nella misura in cui siano strettamente necessari alla resa del servizio richiesto dall'utente, che poi, diciamo, siano strettamente necessari anche alla finalità perseguita dal titolare del trattamento, ma strettamente necessaria è una terminologia che oggi caratterizza la posizione della CNIL sul punto e quindi accanto alla regola del criterio generale del consenso c'è questo regime alternativo che non si fonda più come fino a luglio del 2019 sull'opt-out, ma si fonda sulla valutazione tecnica di un cookie strettamente necessario e sul rispetto di una serie di condizioni che poi se avrete la bontà di andarvi a leggere il provvedimento potrete trovare elencate. Tra queste quella più interessante è quella del ciclo di vita che non può essere superiore ai 13 mesi. E questo approccio dell'autorità francese è quello che bene o male più si avvicina nel quadro regolatorio che a livello nazionale la CNIL ha fissato a quelle che sono le regole sugli analytics che troviamo nella bozza di regolamento di privacy. Mentre, vedete, qui abbiamo detto prima, parliamo delle differenze tra autorità, la Spagna richiede tout court il consenso ai cookie analitici senza prevedere regimi di deroga o altre norme speciali. In UK il Commissioner Officer richiede il consenso specifico anche per i cookie analytics, senza prevedere come fanno in Spagna regimi di deroga, però c'è una dizione che è quella che ho riportato tra virgolette, in cui dice certo, però è difficile poi avere contestazioni su dei cookie che oggettivamente nella gran parte del loro ciclo di vita hanno una invasività o un impatto o una lesività della sfera di riservatezza dell'interessato piuttosto limitato. In Germania le autorità tedesche non richiedono il consenso specifico per i cookie analytics, tranne nel caso in cui non ci sia una messa a disposizione dei dati personali, una comunicazione verso terze parti. Anche se questo è il caso, comunque non c'è la regola del consenso. Quindi vedete, abbiamo proprio una posizione con buona pace dell'Europa opposta a quella spagnola, per esempio, ma anche in questo caso, cioè nel caso in cui ci sia una comunicazione dei dati a terze parti, non è obbligatorio acquisire il consenso ove ci sia un regime di opt-out. Quindi la Germania fa una sorta di sintesi tra Spagna, Francia e Inghilterra, ma comunque vedete che su questa tematica, che poi è una tematica rilevante dal punto di vista commerciale, tecnico, di impostazione delle piattaforme aziendali, ecco una tematica su cui la voce delle autorità in Europa al momento, diverge anche in maniera, significativa. E andiamo a una ulteriore, prospettiva. Che ho riassunto in questa domanda, qual è la base giuridica del trattamento dei dati raccolti dai cookies, perché questo ci porta ad una prassi che se avete visto nell'ultimo anno è sempre più frequente, cioè quello di richiamare l'interesse legittimo come base giuridica di legittimità del trattamento. Molto spesso c'è un'impostazione su reti e servizi di comunicazione elettronica dove vediamo richiamato l'interesse legittimo come base di legittimità della operatività dei cookies e dei tracciatori. Allora, cominciamo da UK. AICO ci ricorda che ovviamente nella maggior parte dei casi non è possibile richiamare l'interesse legittimo ai sensi articolo 6,1 lettera F del GDPR come base di legittimità del trattamento dei dati personali raccolti attraverso la operatività dei cookies. Perché? Perché c'è il consenso di cui ha la direttiva, c'è l'articolo 7 del GDPR e
soprattutto l'AICO dice in ogni caso è fuor di dubbio che se andate a profilare i cookie di profilazione devono avere un'unica ed esclusiva base di legittimità che è il consenso informato, specifico, granulare, eccetera, eccetera. Io poi vi dirò come la penso, ma sono d'accordo con il grande rischio che si assume quel titolare del trattamento, il quale voglia basare sul legittimo interesse l'operatività e il ciclo di vita delle tecnologie di monitoraggio e tracciamento. E se comunque, anzi, vabbè, rispondo subito, e se comunque volesse fare così, perché non è, diciamo, che è su Marte questa possibilità, se vuole fare così perché ci sono degli spazi, dei contesti, pensiamo alla, voi sapete che il legittimo interesse lo potete richiamare, c'è il considerando 47, per carità, che è un considerando che mette una bomba che poi non esplode nell'articolato del GDPR, cioè il marketing diretto può essere basato sull'interesse legittimo. Poi andate a leggere l'articolato, questo considerando non è più esploso in regole specifiche. Però ci sono dei provvedimenti fondamentali, come il provvedimento sul legittimo interesse, che ancorché sulla direttiva è valido, emanato dal gruppo dei garanti europei, dal Working Party, è un provvedimento sul concetto di legittimo interesse che verrà sostituito quest'anno. Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati emanerà un nuovo provvedimento. Comunque quello attualmente vigente, redatto sulla base della direttiva, è valido anche sotto il rigore del GDPR. In quel provvedimento è utilissimo il paragrafo che indica come svolgere il balance test, che è una procedura che dovete avere se volete basarvi sul concetto di legittimo interesse, e cioè dovete partire dagli interessi, dai diritti e dalle libertà degli interessati per valutare se prevalgano o meno sul vostro unico interesse legittimo. Io dico sempre che si parte 3-1 in casa quando si deve fare il balance test e giungere alla valutazione di prevalenza. Ecco, in quel provvedimento è spiegato come fare, come impostare, un provvedimento molto pratico. Ma poi, oltre alla diciamo, necessità di adeguarci a quel provvedimento, ci sono tutte le indicazioni che potete trovare esattamente su una tematica come questa, sul rapporto tra interesse legittimo e tecnologie di tracciamento. Penso al provvedimento del 2010 sulla pubblicità comportamentale, dove, sempre del Working Party, ma è un provvedimento assolutamente applicabile anche al contesto GDPR, dove in quel provvedimento ci sono delle regole specifiche dei garanti europei su cookies, tracciamento, monitoraggio e profilazione e interesse legittimo. E si dice l'interesse legittimo in questi casi non può mai valere. E allora, quando io dico non è su Marte la possibilità, vedete anche l'autorità tedesca dice non sempre o perlomeno non in via esclusiva il consenso è la unica base di legittimità del trattamento. In alcuni casi potrebbe andar bene richiamare l'adempimento di un contratto, e qui abbiamo ovviamente il provvedimento del Comitato Europeo sulla protezione dei dati, sull'applicazione della base di legittimità ai sensi articolo 6,1 lettera B, ci spiega cosa vuol dire adempimento di un contratto e cosa vuol dire anche sui cookies applicare quella base di legittimità del trattamento, oppure dice l'autorità tedesca, sì, non è escluso che possa essere di legittimo interesse, ma quando? Il legittimo interesse è valido quando intanto l'utente si aspetta il trattamento, quindi non deve essere colto di sorpresa. Quando c'è una sorta, io la chiamo, di familiarità tra quell'utente che può essere il lavoratore o può essere un cliente e il titolare del trattamento, si aspetta quel trattamento, non lo coglie di sorpresa anche in forza di una relazione contrattuale, commerciale che va avanti. Pensiamo all'articolo 130,4 del nostro codice della privacy, che è un'ipotesi di legittimo interesse, il soft spam. Quella comma ci dice che se io ho una relazione con un cliente che ha acquistato da me beni o servizi, io posso utilizzare le sole coordinate di posta elettronica in deroga all'opt-in dell'articolo 130,1 per formulare delle offerte su prodotti, non solo servizi, non anche servizi, su prodotti purché A,
questi prodotti che io vado a promozionare via email siano analoghi a quelli oggetto del rapporto di acquisto che ho avuto con quel cliente, e io dia sempre, seconda opzione, la possibilità dell'opt-out, cioè nelle email scriva: guarda, se non vuoi che ti rompo più le scatole, notificamelo e io non ti romperò più le scatole. Quindi da questo punto di vista, tornando ai cookies, a patto che sia applicabile la base giuridica del legittimo interesse, perlomeno è illecito quello che io vedo online, consenso legittimo interesse, perché mi dovreste perlomeno pubblicare l'esito del balance test. Cioè non è un automatismo il richiamare il legittimo interesse. Certo che il titolare ha un interesse sempre a fare marketing, a fare profilazione, ma l'interesse è legittimo in quanto all'esito di una procedura interna codificata e istituzionalizzata nell'azienda, cioè il balance test, io sono in grado di dimostrare che il mio interesse legittimo è prevalente su interessi, diritti e libertà fondamentali, il 3 a 1, dei miei utenti, dei miei interessati. Ecco, allora è invalido solo richiamare il cookie basato sul legittimo interesse, anche se in teoria, come si ricorda l'autorità tedesca, non è escluso che si possa richiamare l'articolo 6,1 lettera F. Sulla base di legittimità del trattamento, il silenzio di Francia e Spagna la dice lunga. Andiamo a vedere l'applicazione pratica di queste regole e le indicazioni che vengono date dalle autorità. Perché vedrete che la portata pratica delle scelte, cioè non possiamo fare i furbetti, è codificata in queste regole. Cominciamo dalla Francia. L'autorità francese prescrive l'impostazione del bannerino, dei livelli, delle opzioni conferite all'utente in tre diverse indicazioni. Alternative, ovviamente. La prima opzione è quella per l'editore di prima parte di pubblicare un bottone accetta tutti i cookies, rifiuta tutti i cookies, personalizza con il pannellino di secondo livello, con le informazioni di dettaglio e le opzioni granulari. Scusatemi. Questa mattina ho fatto il vaccino e quindi se mi a un certo punto compariranno, divento a pua viola, scoprirete perché. A un certo punto ho chiesto, scusate, io devo fare una conferenza nel pomeriggio, dico non ci ho pensato a questo fatto, ma mi hanno detto che forse si potrebbe stare malissimo, eccetera. Dice no, non si preoccupi, si sta malissimo tra 8 ore, quindi sono nel grace period, però attualmente diciamo che mi sento bene e devo dar atto della straordinaria organizzazione. Lab della stazione Termini, l'ho trovato un meccanismo perfetto quanto a catena di montaggio dei pazienti e quanto a precisione, disponibilità, competenza, orari erano quelli, alle 9:20, alle 9:20 il vaccino è stato inoculato, insomma, ecco, fa un po' impressione sapere che attualmente ho in circolo l'adenovirus di un gorilla depotenziato e privo di capacità di replicarsi, perché questo è il vaccino AstraZeneca che spetta a noi professori, e quindi insomma ecco, da questo punto di vista speriamo che tutto vada bene, auguro anche a voi di diciamo, acquisire questo pezzettino di tranquillità in questa fase diciamo, così epocale e triste che stiamo vivendo. Ma torniamo anche per distrarci ai meravigliosi tecnicismi delle opzioni della CNIL. Quindi prima opzione, accetto tutto, rifiuto tutto, personalizza. Seconda opzione, accetto tutto e preferenze. Quindi posso anche non pubblicare un bottone specifico rifiuta tutto, ma in questo caso posso, ed è quello che ci siamo chiesti sempre tutti, io me lo chiesi fin dall'inizio, quando cliccavo sulla X del banner di primo livello, come veniva il log di quella mia azione considerato? Per me doveva essere un rifiuta tutto. E in effetti la CNIL ci dice, bene, se tu poi non compi alcuna scelta e chiudi il banner, quindi clicchi sulla X, a patto che ci sia in alto a destra del banner l'indicazione se clicchi sulla X vale come rifiutare tutto, ecco questo è valido. Terza opzione, ancora più, ecco qui, non è valido il consenso implicito. È valido il rifiuto implicito, perché nella terza opzione di CNIL, sempre io metto accetta tutti e preferenze, ma poi, se non oziono neanche la chiusura con la X e continuo a navigare, questo deve essere considerato come rifiuta tutto. Quindi da questo punto di vista la CNIL indica in queste tre opzioni alternative quello che è la modalità tecnica di valida
registrazione e prestazione prima, registrazione poi, del rifiuto. Tant'è vero, sul punto CNILA è talmente dettagliata che quando arriveremo ai termini di conservazione dei dati raccolti, specificherà unica tra le quattro autorità che devono essere conservati anche i log di rifiuto, ivi inclusi quelli generabili da una mera scelta di continuazione della navigazione senza esprimere altro, senza cliccare sulla X o quant'altro. UK, il Commissioner Officer, ovviamente ricorda una cosa che invece è una mia regola generale, io lo dico sempre dal 2014 ai clienti, cioè tutte quelle scelte, impostazioni del servizio della piattaforma elettronica che enfatizzano, vuoi per scelta grafica, vuoi per colori, vuoi per grandezza del font, vuoi per qualsiasi altra scelta, chiamiamola editoriale, il bottone accetta tutti o accetta, e quindi attirano l'attenzione sottilmente spingendo l'utente ad accettarli, sono tutti invalidi. Queste scelte grafiche, poi certo l'autorità spagnola ci dice dovete evidenziare con appositi colori, con una scelta, ma con equilibrio, cioè sullo stesso livello dovete evidenziare con scelte cromatiche, tecniche, editoriali o di font, tanto il bottone accetta tutti quanto il bottone rifiuta tutti. Quindi tutte quelle scelte che o enfatizzano la scelta positiva per il titolare o nascondono il diritto anche per esempio non pubblicare il rifiuta tutto nel primo livello e nasconderlo e farlo emergere per la prima volta o non dare comunque informazioni sull'opzione di rifiuto nel banner di primo livello e far comparire per la prima volta il bottone o l'informazione nel secondo livello, questa è una scelta di squilibrio che UK, ma è una scelta che ovviamente vale un po' per tutti, indica come non conforme al GDPR. In Germania accade una cosa interessante, intanto le autorità tedesche ci dicono, guarda, mettere tre informazioni in croce, il bottone ok, non vale come consenso informato, l'opzione del consenso, dell'accettazione deve essere riconoscibile come tale in maniera molto chiara. Quindi il banner di primo livello deve, e qui i tedeschi sono analitici come nella loro natura, deve chiaramente elencare le attività di trattamento dei dati che richiedono il consenso, solo quelle, non anche altre che magari possono avere base contrattuale. Tutte quelle attività, leggi, finalità del trattamento connesse a ogni singolo QGIS, devono essere elencate con chiarezza e deve essere accompagnata l'opzione del consenso dalla possibilità di esprimere il rifiuto. Poi su questo atteggiamento analitico peccano un po' i tedeschi perché non ci dicono se questa deve essere una regola applicata al primo livello, al secondo livello, multicanale o così via. In Spagna, first layer, cioè nel banner che compare all'atterraggio per rimanere alla tecnologia un po' anzianotta sui siti web, ci deve essere un bottone accetto o acconsento, o alternativamente, ecco qui la Spagna si avvicina, lo dicevo prima, a una sorta di consenso implicito che mi lascia qualche dubbio sulla sua validità e conformità, perché qui c'è scritto nel provvedimento spagnolo. Alternativamente, se non metti il bottone, devi spiegare in quali modalità un consenso, quindi anche la continuazione della navigazione, possa essere considerato come espresso ed acquisito. Quindi non puoi mettere tutte e due, o metti il bottone o spieghi come sarà ritenuto essere stato prestato da te utente il consenso da parte del titolare del trattamento. Un tool o un link a un tool in cui gli utenti possono esprimere un consenso granulare a ciascun singolo cookies accompagnata dall'opzione di rifiutare tutti i cookies. E se non disponibile nel tool va pubblicato comunque un bottone rifiuta tutti i cookies. E anche qui l'autorità spagnola che è successo? No, semplicemente si è. Ok. E anche qui l'autorità spagnola sullo scrolling aveva ritenuto, l'abbiamo visto in una slide precedente, una modalità valida di prestazione del consenso, ricorda che comunque su questo io ho dei dubbi, perché vedremo, il garante italiano ci dice lo scrolling va bene, ma non va bene più in quanto tale, va bene se collegato a un'attività che
che possa essere registrata e che abbia accompagnato allo scrolling delle opzioni che inequivocabilmente le fanno intendere come prestazione del consenso. Sapete, anche la Corte di Giustizia ha detto che semplicemente continuare la navigazione o fare uno scrolling non è un sistema valido. Quando i garanti europei, già riuniti nel comitato sulla protezione dei dati personali, hanno emanato le linee guida sul consenso, in quelle linee guida, se andate a vedere il paragrafo appunto sui cookies, c'è scritto chiaro e tondo che la continuazione della navigazione o similari attività non possono più valere ai sensi dell'articolo 7 come prestazione di un consenso inequivoco. E fanno un esempio che io ho trovato anche divertente. E cioè, sapete quale, dicono i garanti, quale attività può essere considerata prestazione di consenso? Se attraverso il cellulare, col giroscopio, faccio girare il sito a cui sto accedendo e quella attività del giroscopio viene registrata, può essere registrata come consenso. Allora lì non è più un accesso o un normale scrolling. Ma il punto qual è? È che comunque io, come editore, titolare del trattamento di prima parte, devo dirti nell'informativa, guarda che se fai girare il giroscopio è una delle attività che io considero come attività di prestazione inequivoca del consenso. E allora in questa prospettiva sarebbe giusto quello che è l'insieme di regole sul punto dell'autorità spagnola, che invece parla genericamente di scrolling o di continuazione dell'attività di consultazione. Altra tematica importante, vediamo qual è la posizione delle quattro autorità sul punto. Quanto dura un cookie e per quanto tempo io posso conservare i dati raccolti dalla operatività di queste tecnologie di tracciamento? Allora, la CNIL, come ho detto, è sempre la più analitica. Qui noi abbiamo delle necessità come operatori e avere la risposta, ve l'anticipo nella slide che segue, delle autorità come quella inglese o spagnola che dicono quanto deve durare un cookie per tutto il tempo necessario a perseguire le finalità del trattamento. Gli operatori hanno bisogno di risposte certe, cioè se abbiamo un primo livello che è il legislatore che fissa dei principi e abbiamo un secondo livello di autorità amministrative indipendenti che ci dovrebbero spiegare le regole pratiche di quei principi generali astratti come per legge, io non posso trovare nelle centinaia di pagine di tutte le linee guida del comitato risposte che ripetono la norma del comitato europeo. E non posso trovare neanche a livello nazionale autorità che dicono te lo devi dire da te il tempo di conservazione dei dati. Ecco perché io apprezzo molto autorità come quelle francesi che hanno, avete visto, la CNIL è la stessa che è unica in Europa sulla conservazione dei dati a scopi marketing, ha fissato, se lasciamo da parte i provvedimenti del garante del 2005 sulle tesserine di fidelizzazione, dove c'è scritto che i dati a scopi marketing vanno cancellati dopo 24 mesi, ma la CNIL è l'unica che a livello generale dice per quanto dura il consenso marketing? Quanto posso conservare una volta che ho ottenuto il consenso a trattare i dati dell'utente a scopi marketing, quei dati? Il consenso a scadenza, ve la siete mai posta questa domanda? Sicuramente sì, perché il vostro ufficio marketing ve lo avrà richiesto. Beh, il consenso formalmente, questo finalmente lo ha detto anche il collega, scusatemi, il componente della Scorza, ecco, il componente del garante, ha detto no, il consenso giustamente non ha scadenza, una volta che è stato prestato. Fin quando non è revocato, è valido. Ma qual è la cosa che dice la CNIL? La CNIL dice, guardate, come best practice, considerate uno spazio temporale di 24 mesi, scaduti i quali dovete non rinnovare il consenso, ma informare l'utente che può revocarvelo. Cioè l'aggiornamento del consenso è, per renderlo valido indefinitamente nel corso del tempo, è l'aggiornamento delle informazioni da dare a quell'utente circa i suoi diritti di revoca del consenso. Così il consenso può essere sempre valido. È un'applicazione dell'accountability, del principio che c'è articolo 5,2 di documentabilità, dove si dice, bene, per contemperare, perché poi ecco, non, è quello lo scopo ultimo di tutte queste normative, contemperare diritti anche
opposti, come il marketing dell'imprenditore rispetto allo spam che viene considerato dall'utente. Ma quando io ho un consenso marketing, ci dice la CRI, dopo 24 mesi orientativamente ricordate all'utente che può, rinnovategli l'informativa, cosa che le linee guida sulla trasparenza obbligano comunque a fare. Voi sapete che nei nuovi obblighi sull'informativa dovete periodicamente rinnovarla, ricordare all'utente di andarsi a rileggere l'informativa. Io per esempio per le politiche attuate presso i miei clienti lo faccio fare ogni 6 mesi con comunicazioni non ad hoc, posso anche mettere una comunicazione in una fattura piuttosto che fare un'email generalizzata ad una customer base, a una mailing list e quant'altro, ma documentare che io ho periodicamente rinnovato la richiesta, ho periodicamente ricordato all'utente di andarsi a rileggere l'informativa, se lo trasportiamo nel lato marketing, gli devo ricordare, oltre a questo, che può revocarmi il consenso che altrimenti continuerò a utilizzare come base delle comunicazioni marketing. E la CNIL lo ha codificato in un provvedimento. Con precisione, dettando un termine, ho aperto questa lunga parentesi, ma mi pareva anche utile, d'altra parte i cookie di profilazione sono cookie di marketing in senso lato. Sapete che profilazione e marketing sono comunque due trattamenti ben distinti, che la profilazione non è solo marketing, ma è un trattamento per la prima volta definito dal GDPR che va anche a valutare altro, che non ha affatto valenza commerciale, pensiamo al rendimento di un lavoratore. Detto questo, la CNIL è un'autorità che dice i termini, perlomeno a livello di buone prassi. Anche qui, ciclo di vita dei cookies analitici, quelli analitici possono operare per non più di 13 mesi. I dati raccolti attraverso l'operatività del ciclo di vita dei cookies li potete conservare per un massimo di 25 mesi. Poi, come best practice, la CNIL dice, guarda, i dati tratti dai cookies per i quali l'utente ha prestato il consenso, in ogni caso cercate dopo 6 mesi, se non sono più utili, di verificare che non vadano cancellati. E la CNIL è l'unica che dice, lo dicevo prima, che evidenzia, che sottolinea la necessità di conservare il log del rifiuto. Le autorità tedesche non indicano termini precisi, anche se dicono, vedete, l'autorità tedesca, o meglio, la conferenza delle autorità tedesche nel provvedimento che io sto qui analizzando, che è quello, chiamiamolo federale, è molto legata all'interesse legittimo, tant'è vero anche sul ciclo di vita dei cookies, dice tanto più breve il ciclo di vita, tanto più probabile sarà che il tuo interesse legittimo prevalga sugli interessi, i diritti e le libertà degli interessati. Ma qui non abbiamo un termine. In UK è la stessa cosa, si dice quello che io contesto un po' quando lo leggo, il termine del ciclo di vita dei cookies è pari, proporzionato al perseguimento delle finalità. Quindi lo sai te fino a quando possono durare. Se non hai perseguito le finalità, continueranno ad operare. Se le hai perseguite, diventa illecita la loro operatività. Prassi come la durata massima dei cookies è fissata al 21/12/9999 sono ovviamente illecite. A volte troviamo nei provvedimenti anche delle cose talmente scontate che, diciamo, sorprendono. Mentre l'autorità spagnola, se dice la stessa cosa di UK, il ciclo di vita è pari al tempo che necessiti per perseguire le tue finalità del trattamento, dice anche un'altra cosa e quindi un termine ce lo dà. In ogni caso, se questo perseguimento si allunga nel corso del tempo, è deambulatorio, come diremmo noi giuristi, ogni 24 mesi devi comunque rinnovare il consenso. Scusatemi ho dimenticato di silenziare il telefonino, ero convinto di averlo silenziato, ma evidentemente non è così. Anzi, è silenziato ed ha squillato. Misteri della tecnologia. Bene, abbiamo allora visto qual è il quadro, senz'altro di dettaglio, articolato, di confronto, almeno fino a che non interverrà il regolamento di privacy con regole a quel punto sì uguali per tutti. Però ecco, questo comporta che da un punto di vista di implementazione di siti web, questo è il mio consiglio pratico, accessibili in quei paesi, dovremmo fare una sorta di sunto delle principali regole di queste quattro autorità e farle confluire in un adeguamento tematico in materia che prenda anche a riferimento fin quando non avremo, io non lo so perché, perdonatemi. Ok, scusatemi. Fin
fino a quando non avremo un quadro unitario, ovviamente, di cui al regolamento, ecco, il consiglio è quello di evitare sanzioni locali attraverso la raggiungibilità dei siti e andare un po' a vedere come implementare le regole che abbiamo qui cercato di riassumere con il criterio della similitudine, con il criterio, soprattutto col criterio delle differenze, quindi andare a vedere anche un po' come implementarle. Andiamo a vedere però, dopo il 10 febbraio, quindi tematica recente, che testo abbiamo sul punto nel regolamento e-privacy. Io ho sostanzialmente accorpato i considerando relativi perché sono quelli che discorsivamente vi aiutano meglio a capire dove stiamo andando con il regolamento e-privacy. È ovvio, potevo anche riportarvi l'attuale bozza del testo dell'articolo 8, che è un articolo di 2 pagine e mezzo, dove da un lato sì, c'era anche una elencazione molto più analitica delle varie ipotesi, però dall'altro ho ritenuto che fosse una lettura abbastanza farraginosa. Ovviamente non parlo a un pubblico che non si occupa di lettura delle norme, però i considerando mi sembravano, mettendo vicino a ciascun considerando una sorta di mia rubrica sulla tematica affrontata, utili per farci capire la direzione verso cui sta andando il legislatore europeo inerentemente alla tematica dei cookies. Intanto, anche il regolamento individua il consenso come base fondamentale, ma non esclusiva. Ovvio che i cookie possono essere operativi anche sulla base contrattuale, per esempio i cookie necessari per fornire un servizio. C'è una distinzione nell'articolo 8, non solo necessari per fornire un servizio di comunicazione elettronica, e questo diciamo siamo abituati perché c'è l'articolo 122 del nostro codice che implementa la direttiva e quindi ce lo dice già, ma c'è scritto anche un'altra lettera, la lettera C, dice necessari per ricevere uno specifico servizio richiesto dall'utente e si fa il riferimento per esempio alle possibilità di accedere a una testata giornalistica online gratuita ma che vive di sola pubblicità e che quindi ti deve mandare la pubblicità per poter vivere e renderti accessibile il servizio. E allora lì si dice che questo è un servizio specifico che renderebbe i cookie non solo tecnici, ovviamente parliamo di cookies per scopi diversi, inclusa la profilazione, renderebbe possibile avvalersi di un'altra base di legittimità diversa dal consenso per l'invio di quei cookies, o meglio, il regolamento utilizza questa terminologia che è abbastanza importante conoscere, parla di sfruttamento della capacità di elaborazione e di archiviazione dei terminali finali dell'utente, delle apparecchiature terminali dell'utente finale, per meglio dire, e accesso alle informazioni così elaborate e archiviate. Quindi da questo punto di vista, quando io parlo ora di accesso ai cookies, intendo utilizzare questa dizione molto articolata che trovate nel regolamento. Quindi, considerando 20, l'impiego delle eccetera eccetera solo con il consenso dell'utente finale, ovviamente quelli non tecnici, o ai sensi di altre basi di legittimità del trattamento, elencate attività, ipotesi, contesti dall'articolo 8. Dopodiché, il considerando 20A ci dice: è possibile, e qui c'è sempre un richiamo, lo vedremo più volte tra GDPR ovviamente e regolamento e-privacy, è possibile applicare l'articolo 5, comma 1, lettera B e utilizzare i cookies e quindi trattare i dati attraverso il ciclo di vita di queste tecnologie di tracciamento anche per scopi diversi, purché compatibili con lo scopo originario, che è un principio, generale. Chi è che deve chiedere il consenso per la conservazione dei cookies? Ovviamente è il soggetto o l'entità, ci dice il considerando 20 AAA, che sfrutta l'elaborazione, sfrutta la capacità di elaborazione del terminale, accede alle informazioni. Ma il consenso, la richiesta del consenso, e questo è il punto importante dove c'è un rimando tra i due testi normativi, la richiesta del consenso può essere anche delegata ad una terza parte, fermo che il titolare del trattamento ovviamente è responsabile delle decisioni inerenti l'operatività dei cookies. E allora, se è una terza parte a cui io posso prestare per conto del titolare il consenso alla operatività dei cookies, il regolamento e-privacy mi ricorda che ci devono essere o
L'accordo di contitolarità, se sono due contitolari del trattamento, editore di prima parte e terza parte, oppure se il rapporto è tra titolare e responsabile, ci deve essere comunque un atto giuridico o un contratto ai sensi dell'articolo 28. Capire poi in questo ambito se il nostro fornitore opera come un titolare, come un contitolare del trattamento o come un responsabile del trattamento, beh, abbiamo le 56, no, 48, a essere onesto, pagine delle linee guida 7 del 2020 ancora in bozza sui concetti di titolare e responsabile del trattamento, dove avete un tripudio di, come dire, arrampicamento logico dei garanti europei su come applicare i concetti di titolare responsabile del trattamento, che arriva a tal punto che a un certo punto non ci capiscono niente neanche loro, e c'è una parte in cui dicono qui non è possibile rispondere a come interpretare la regola. Quindi lì c'è una serie di ragionamenti involuti, contraddittori, che insomma io ho cercato anche di mettere in evidenza in un commentario ad hoc. Considerando 20 AAAA, che mi sembra il più importante di tutti su questa tematica, io ho cercato di riassumerla come consenso ai cookies come controprestazione di un servizio. Posso pagare un servizio col consenso all'operatività di cookies di profilazione? Tematica su cui le autorità privacy saltano, su cui ovviamente tematica che fa saltare sulla sedia le autorità garanti. E cioè il concetto di dato personale come controprestazione, o meglio consenso come controprestazione, personal data as a counter performance, era una definizione fantastica. Quando io l'ho letta la prima volta ho detto finalmente, sono 20 anni che cerco di far capire che si va verso questa direzione, era contenuta nella direttiva 770 sui servizi e i contenuti digitali gratuiti. Quando quel testo della direttiva che oggi è in vigore va al European Data Protection Supervisor, 17 marzo del 2017, quello salta sulla sedia e dice: ma per carità, il consenso non è disponibile, ma no, cancellare questa definizione, ma vi pare che l'utente possa disporre dei propri dati, è un diritto costituzionale, non si può, non si può, non si può, è in violazione dell'articolo 7, cancellate, e cancellano quella definizione. Ma poi il mercato si impone, nel senso che l'attività, quello che capita di frequente nelle nuove strategie, va oltre la regola. E allora, nonostante questo, cioè nonostante la posizione dello European Data Protection Supervisor, all'epoca il compianto Giovanni Buttarelli, al quale io dissi: scusa Giovanni, ma in un provvedimento del genere, tu hai detto che siccome c'è la libertà costituzionale di inviolabilità del domicilio ai sensi dell'articolo 15 della Costituzione, hai detto che io non sono libero di invitare chi mi pare a casa mia. Cioè, abbiamo un diritto di disponibilità sulle nostre informazioni personali che, come disse la commissaria Kroes alla concorrenza qualche anno fa con icastica e meravigliosa definizione, sono la moneta digitale del XXI secolo? Ne posso disporre o no? Dove sta scritto che non posso dare il consenso perché è un diritto costituzionale indisponibile? Recentemente il professor Pietro Ichino, parlando dei diritti addirittura personalissimi e dell'indisponibilità, tolto l'articolo 5 del codice civile, gli atti di disposizione del proprio corpo, ma parlando dei diritti personalissimi, ha detto: ma che sono, un mantello di nesso che ci avvelena e ci rende impossibile qualsiasi scelta? Lo ha detto rispetto alla questione della vaccinazione, dell'obbligo di vaccinazione, eccetera, eccetera. Ecco, il consenso, a mio avviso, è un qualche cosa di cui noi, certo, ovviamente in maniera informata, con la trasparenza massima, con la consapevolezza massima, possiamo dover o poter essere liberi di utilizzare questa scelta o no? E allora andiamo a questo considerando, che vedete recupera un po' quello che era la filosofia della direttiva. A differenza dell'accesso ai contenuti di un sito web forniti a fronte di un pagamento monetario, scusatemi, prima di arrivare a questo considerando, chiudo la cronistoria della posizione dei garanti. L'EDPS dice questo: il garante italiano in audizione al Parlamento dice: per carità, non si può proprio utilizzare il dato personale e il consenso come controprestazione, vietatissimo, eccetera, eccetera. Dopodiché c'è l'autorità garante per la concorrenza
l'antitrust, il mercato, che in un provvedimento Omnitel del 2001 dice per carità, il dato come controprestazione assolutamente è favorevole, diciamo è un qualcosa da favorire perché è un'opzione per i consumatori, quindi è assolutamente conforme ai principi di libertà imprenditoriale, concorrenza, chiedere all'utente di pagare con il suo consenso. Se poi andiamo a vedere quel provvedimento che citavo prima sul concetto di legittimo interesse, del Working Party del 2013, se non ricordo male, non ricordo precisamente, scusatemi, i riferimenti, troveremo lo stesso principio che ora, ecco perché volevo chiudere quella parentesi, troviamo nel considerando 20A, e cioè, purché ci sia un'alternativa, il consenso come controprestazione non è visto come un qualche cosa che va a invalidare, in quanto coartato, questo dicono i garanti, in quanto condizionato, che va a coartare le libertà di scelta degli utenti. Allora, i cookies, a differenza dell'accesso ai contenuti di un sito web forniti a fronte di un pagamento monetario, ove l'accesso sia fornito senza pagamento monetario diretto e sia subordinato al consenso dell'utente, parliamo qui dei cookie di profilazione, ovvio, alla memorizzazione e lettura dei cookie per scopi aggiuntivi a cosa, a quelli tecnici ovviamente, richiedere tale consenso, cioè vuoi accedere a qualche cosa che ti do gratuitamente purché tu mi accetti l'operatività dei cookies, purché non sia considerata questa opzione, scusatemi, richiedere tale consenso di norma non va considerato come modalità atta a privare l'utente finale di una scelta autentica e non condizionata, qui risuona l'articolo 7 del GDPR, il consenso inequivoco, non coartato, non condizionato. Scusatemi, ma allora. Ove l'utente finale, leggiamo bene, sia in grado di scegliere tra servizi sulla base di informazioni, l'elemento della trasparenza, sulle finalità dei cookie o similari tracciatori, tra un'offerta che include il consenso come mezzo di pagamento, diciamo così, se mi sente il garante per carità, per ulteriori finalità da un lato, e l'offerta equivalente che lo stesso fornitore deve fare di accesso senza condizionarlo, senza, diciamo, subordinarlo alla operatività dei cookies. Per cui il punto che ci consente di dire che il consenso è un mezzo di pagamento è l'alternativa, cioè non deve essere, se è l'unica opzione disponibile, cioè se vuoi questo accetti cookie di profilazione, quello è violazione dell'articolo 7. Ma se io ti dico se non vuoi comunque accedi al servizio sulla base di condizioni di accesso diverse che non implicano la subordinazione all'accettazione dei cookies, questo è assolutamente un qualche cosa, cioè se c'è l'alternativa, che rende la prima opzione assolutamente nell'ambito del contesto della libera e autentica opzione di scelta dell'utente. Questo mi sembra molto interessante. Poi, qui c'è un errore di ortografia, cookie fatigue. Mi fa molto sorridere che in molti provvedimenti, questo è un provvedimento di rango legislativo, ma se andate a vedere, per esempio, le linee guida sulla trasparenza, sull'applicazione degli articoli, in particolare 13 e 14, ma poi da 15 a 22 e 12 del GDPR, lì c'è scritto che va evitato l'affaticamento informativo degli utenti, cioè le informative di 10 pagine sono illecite se non sono comprensibili e se affaticano l'utente. Qui si parla di affaticamento da cookie perché dice il legislatore nella bozza di regolamenti privacy, guardate, sono talmente ormai numerose, molteplici le richieste di valutare i cookie, che questo rischia A che l'utente non legge più le informazioni, B che il consenso non sia valido perché non è consapevole ed è dato quasi per sfinimento. E allora un'opzione che suggeriscono è quella della whitelist dei fornitori, una whitelist che per service provider e per finalità dei cookie io ho preventivamente valutato e inserito quel fornitore in una whitelist, quello non me lo deve richiedere più il consenso, a meno che io non vada a modificare, cosa che deve essere nelle impostazioni tecniche sempre possibili, non vada a modificare la mia whitelist
podcast e faccia scelte diverse, come quello di cancellare un service provider dalla lista degli operatori ai quali è consentito indefinitamente mandarmi i cookies con un consenso una volta per tutte, senza che sia necessario ripeterlo. In ogni caso, anche se c'è un'impostazione tecnica di un software di comunicazione elettronica che gestisce la whitelist, deve sempre prevalere in ogni caso l'opzione immediata, successiva, anche se in contrasto con quello che emerge dalla whitelist, dell'utente che appunto ha la possibilità di modificare e integrare sempre. Ovviamente cookies che possono essere installati, vado verso la conclusione, senza consenso, quelli necessari per fornire il servizio, quelli per fornire un servizio specifico richiesto. E qui ci colleghiamo al discorso della controprestazione del cookies, del consenso ai cookies per scopi diversi da quelli tecnici come controprestazione. Altro caso, i misuratori web o i misuratori di comunicazione elettronica. Ecco, un altro caso in cui è possibile, qui sì c'è il legittimo interesse, vedete come si riesce un po' a capire la base, il legittimo interesse qui. Il legislatore ci dice che è applicabile nel momento in cui io, per esempio, voglio contare i visitatori di una mia applicazione o di un sito web attraverso dei cookies. Nella misura in cui io non vado con i cookies a individuare la natura del mio visitatore, ma mi limito al dato numerico di chi mi viene a visitare, quel contatore non necessita, se opera attraverso dei cookies o delle tecnologie di tracciamento, non necessita di un consenso. Così come i contatori intelligenti fanno l'esempio, considerando fa l'esempio del contatore di energia elettrica, quindi l'accesso e l'acquisizione tramite cookies o analoghe similari tecnologie di informazioni sul consumo, non è un qualche cosa che necessita il consenso se l'operatività è finalizzata alla gestione dell'efficienza della rete energetica, così come se guido un veicolo connesso e raccolgo i dati per capire dal tipo di utilizzo che tipo di aggiornamenti o di interventi di sicurezza devo fare, questa è un'altra ipotesi che da un lato ci fa spostare dalle piattaforme web che sono il nostro punto di riferimento, l'ho detto all'inizio, l'internet delle cose o i veicoli connessi. B, ci fa capire come al di là dei cookie tecnici o dei cookie per rendere un servizio, nel normale funzionamento di dispositivi è possibile che il titolare del trattamento tracci e monitori l'uso attraverso l'accesso a informazioni conservate nelle apparecchiature terminali per scopi che non necessitano, come abbiamo visto analizzando questo considerando, il consenso dell'utente. Così come, questo lo dicevo prima, lo evidenziavo prima come esempio, il servizio specifico, i giornali online che vivono di pubblicità, contatori e misuratori, e così come, ecco questo è l'ultimo punto, non è necessario il consenso per far operare cookie a scopi di sicurezza, correzione di bug, prevenzione, dei rischi di sicurezza, purché però l'utente finale abbia ricevuto informazioni chiare e precise sull'operatività e su questi scopi e purché io non faccia il furbetto, cioè quando vado ad aggiornare un software non introduca nuove prestazioni, nuove funzionalità, perché qui ci spostiamo dallo stretto sentiero della sicurezza come unica finalità che abilita all'invio di cookie o di tecnologie di tracciamento senza richiedere il consenso dell'interessato. Quindi l'interessato deve essere previamente informato, deve avere l'opzione tecnica di impedire o posticipare l'intervento a scopi di sicurezza, quindi deve avere la possibilità di bloccare la tecnologia di tracciamento che poi va a operare a scopo di sicurezza e non deve ricevere alcuna modifica nell'ambito della parte hardware o della parte software del dispositivo, così come ovviamente non devono essere modificate le impostazioni privacy che egli ha preventivamente scelto. E concludiamo rapidamente con le indicazioni. Ovviamente io avevo tutta una serie di argomenti un po'. Ciascuno di questi poteva essere, vedete come sto già andando ben oltre l'ora per questa prima parte, però poi la recupero perché è un po' più breve il secondo argomento, però argomenti che necessiterebbero di grandi approfondimenti. Qui ho cercato di riassumere
quelle che sono le posizioni del garante, il quale nel provvedimento del dicembre 2020 ricorda che non è necessario per i cookie tecnici, che sono quelli da sempre, direi, evidenziati dall'articolo 122, acquisire il consenso. Ecco, vediamo, e adesso raccordiamolo alla posizione delle autorità. La posizione del garante sui cookie analitici di prime e terze parti è una posizione che diverge da quella delle autorità europee, perché abbiamo visto che sugli analytics tutte chiedono, chi più chi meno, il consenso o il regime di opt-out, mentre il garante adotta una posizione che è quella del 2015, e cioè sono equiparabili ai cookie tecnici, dunque gli analytics non necessitano del consenso come base giuridica di legittimità del trattamento, se vengono utilizzati unicamente per produrre statistiche aggregate in relazione a un singolo sito o a una singola applicazione mobile o mobile. Vi ricordo, statistiche aggregate vuol dire un qualche cosa di anonimizzato, dove non c'è la possibilità di risalire neanche con un reverse engineering indiretto e partendo da lontanissimo all'identità della persona fisica, alla identificazione o arrivare anche alla identificabilità. Quindi deve essere un dato, deve essere un cookie analitico anonimizzato o parzialmente anonimizzato in modo tale da. Poi viene mascherata per i cookie analitici di terze parti almeno la quarta componente dell'indirizzo IP, è una precondizione tecnica per consentirci di equiparare gli analytics ai cookie tecnici e quindi di operare al di fuori della richiesta di consenso. Ovviamente le terze parti, sulla parte delle terze parti, il garante dice non ci deve essere alcuna pseudonimizzazione, quindi associazione di cookies anonimizzati con altre elaborazioni che renderebbero appunto gli analitici dati personali e dati identificativi e dati anche di portata informativa rilevante se associati a visite ad altri siti dello stesso utente, e non ci deve essere alcuna trasmissione a terzi. Sui cookie di profilazione ci ricorda che va sempre richiesto il consenso. Sulle moda, quindi vedete come, scusate, per concludere sugli analitici, il garante ha una posizione molto netta e diversa da quella delle altre autorità. Come rendere l'informativa e come acquisire il consenso, qui il garante nel provvedimento non fa altro che ripetere le indicazioni delle linee guida sulla trasparenza, linguaggio semplice e accessibile, ma questo è scritto nell'articolo 12 del GDPR, modalità di accesso alle informazioni diversificate, non solo multilayer, cioè l'informativa, come dovete rendere l'informativa perché oggi sia conforme all'articolo 13 o 14 del GDPR, ma soprattutto alle indicazioni. Vi ho parlato prima delle linee guida, vi ho parlato prima di affaticamento informativo. L'informativa di 10 pagine può anche avere tutti i dettagli, li deve avere perché purtroppo con tutti i dettagli e i contenuti informativi obbligatori nuovi è effettivamente un testo che può venire di 10 pagine, ma come va resa per evitare l'affaticamento informativo? Io diciamo che intanto faccio le informative ormai duplici, cioè un'informativa estesa che faccio pubblicare sul sito web, poi do il link, e un'informativa sintetica dove a blocchi evidenzio in una cartella e mezzo le informazioni obbligatorie dicendo: carissimo, non ti voglio affaticare, ma c'hai anche le 10 pagine dove puoi andare ad approfondire quello che comunque ti devo dare in questo first layer. Ecco perché il garante parla, ma i garanti parlano in quelle linee guida di multilayer, ok? Di informativa a vari strati, a vari livelli. Per esempio, nei file elettronici io rendo i titoli, o attraverso, diciamo, la pubblicazione online, i titoli di un indice dell'informativa, quella estesa, autonomamente navigabile. Clicco sul titolo del paragrafo e si apre il pop-up solo di quella parte, quindi è facile leggerla. La rendo navigabile l'informativa e quindi da questo punto di vista sono aderente all'obbligo di non affaticare l'utente e all'obbligo di rendere le informazioni a vari livelli, partendo dalle informazioni fondamentali nel primo livello e scendendo nel rinvio all'informativa estesa nel dettaglio richiesto dalla normativa. Multichannel la dovete rendere disponibile attraverso accesso a più canali. Il sito web, piuttosto che la comunicazione, piuttosto che il telefono, messaggi preregistrati e comunque.
Dopodiché, se si utilizzano solo cookie tecnici, la relativa informazione può essere collocata nella home page del sito nell'informativa generale. Cosa vuol dirci, Garante? Se avete solo cookie tecnici e non per scopi diversi, potete dare la relativa informazione facendola, diciamo, mischiandola con l'informazione. Informativa generale o la privacy policy in sito, oppure mettendola nella home page come link autonomo informativa cookie tecnici. Laddove invece ci sono informazioni, c'è un ciclo di vita di cookie di scopi diversi, di profilazione, allora ci deve essere la specificità anche delle informazioni e delle modalità di resa di queste informazioni, come siamo stati già abituati, il banner a comparsa immediata di dimensioni adeguate, che contenga che l'indicazione che il sito usa non solo cookie tecnici, ma previo consenso dell'utente cookie di profilazione, questa è l'informativa breve che deve contenere un link a quel pannellino di controllo dove ho tutte le informazioni di dettaglio, con particolare riferimento, ricorda il garante, ai tempi di conservazione e all'esercizio dei diritti. Quindi come si fa? Nel pannellino che dicevo prima con l'elencazione nel secondo livello di ciascun cookie, io avrò una colonna dove spiego cosa fa questo cookie, l'informazione. Avrò una colonna dove dico il ciclo di vita, una colonna dove spiego per quanto tempo conserverò, sulla base delle mie scelte, ovviamente, perché il garante qui non fissa termini, fino a quando conserverò i dati tratti da quel ciclo di vita di operatività, e avrò un box dove indicherò la procedura aziendale, per esempio l'indirizzo email specifico o la persona di riferimento che può essere contattata per l'esercizio dei diritti. E ovviamente in quel pannellino, in quella sorta di pannello di controllo dell'utente, ci sarà la possibilità di selezionare o deselezionare la prestazione del consenso o il rifiuto del consenso. Quindi si avrà anche il diritto di revoca di un consenso prestato, quindi questo pannellino deve essere sempre disponibile all'utente che accede. Dopodiché l'indicazione della prosecuzione, ecco qui, della navigazione mediante la selezione di un esplicito comando, di un esplicito elemento, ecco il punto dove cambia rispetto all'articolo 7. Cioè la navigazione non è più un'attività, l'abbiamo detto prima, non mi ripeto, che può essere parificata o considerata come consenso, lo è nella misura in cui l'attività di prosecuzione della navigazione sia accompagnata dalla selezione di uno specifico comando o di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner, che comporta la prestazione al consenso o dei cookies di profilazione. Un comando, sempre nel banner di primo livello, per accettare tutti i cookie o altre tecniche di tracciamento, cosa che il garante ritiene possibile, e un link alla seconda area dove posso scegliere, l'ho appena detto, in modo analitico le finalità, la granularità delle finalità, e tramite due ulteriori comandi poter prostare il consenso all'impiego di tutti i cookie se non l'ho dato nel banner di primo livello o revocarlo integralmente in un'unica soluzione se l'ho già concesso. E concludiamo con il riferimento, anche qui il garante ricorda come fa la CNIL francese nelle sue tre opzioni, il comando con la X a destra per chiudere il banner senza che abbia fatto alcuna altra attività deve essere come impostazione di default considerato sempre un rifiuto dei cookies di profilazione. Quindi se io non seleziono nulla, non vado al secondo livello e mi limito a chiudere con la X il banner di primo livello che compare, questo vale come rifiuto di tutti i cookies e questa impostazione poi il sito se la deve ricordare o l'applicazione se la deve ricordare quando poi riaccede. Deve essere per quell'utente, a meno che poi non vada a modificare nel pannello di secondo livello, l'impostazione di default. E non si può ogni qualvolta collegato a questo, che io ritorno su quel sito, è proprio a questo che servono i cookie tecnici, richiedere il consenso, cioè devi ricordarti che io ho con quella impostazione o con una scelta di rifiuto attraverso un bottone specifico, quindi una scelta espressa ed esplicita, ci si deve ricordare che io ho rifiutato i cookie. Se fin quando non modificherò, secondo le opzioni tecniche che mi sono consentite, questa scelta, non mi si deve richiedere il consenso le volte successive che io apro il sito o l'app. È possibile nel provvedimento del garante è scritto che l'autorità richieda i codici di codifica dei cookie, che quindi sono informazioni tecniche sulla tipologia di tracciamento che devono essere rese disponibili ai sensi
dell'articolo 158 del codice della privacy. E infine, ultima slide e conclusione di questa prima parte, modalità di raccolta del consenso. Vedete, lo scrolling di per sé è inadatto, si dice il garante, alla raccolta di un consenso idoneo a che cosa? Alle caratteristiche che questo deve avere sulla base dell'articolo 7 del GDPR e del considerando 32. Salva la sola ipotesi in cui venga inserito in un processo più articolato. Vedete come diverge dall'autorità spagnola che dice lo scrolling mi va bene? Vedete come un po', ecco, ci rendono la vita difficile queste indicazioni diverse. Comunque, salva la sola ipotesi in cui venga inserito in un processo più articolato nel quale l'utente sia in grado di generare un evento registrabile e documentabile presso il server del sito, un log specifico che venga registrato, che possa essere qualificato come azione positiva idonea a manifestare una inequivoca volontà di accettare i cookie di profilazione. Così lo scrolling, qui il garante è analitico e fa bene, chiarisce a quali condizioni il mero scrolling è una modalità di acquisizione del consenso che può essere valida. Ricordatevi sempre c'è la parte di informazioni da dare su queste modalità, in questo anche l'autorità spagnola lo ricordava, purché associato a un meccanismo, a un processo più articolato dove ci sia un elemento, un contenuto al di sotto del banner o un evento registrabile con un log specifico che valga come prestazione del consenso. Stessa cosa sui cookie wall, la posizione del garante dice è un meccanismo sostanzialmente che può essere illecito, va anche qui valutato caso per caso, e questa è una posizione che sui cookie wall il garante italiano ha identica a quella spagnola, che dice però, vabbè, è identica anche a quella forse dell'autorità tedesca, in cui dice potrebbe essere illecito, va verificato caso per caso, ma è certo che non è illecito se il cookie wall non impedisce all'interessato di esercitare un diritto, per esempio, di accesso a contenuti. Quindi io con questo mi fermo, ci prendiamo, diciamo, questi 10 minuti di pausa e se mi concedete un'altra mezz'ora nella seconda parte del mio intervento, affronteremo anche l'altro interessante argomento e poi lascio un po' di spazio alle domande. Mi consento a me stesso di sforare perché so che sono l'ultimo della giornata, so anche che siete stanchi, però magari cerchiamo di concludere in maniera pratica con delle ulteriori indicazioni che spero possano esservi utili. Intanto grazie per l'attenzione. Direi che se avete delle domande, magari ce le possiamo, diciamo, analizzare adesso e poi facciamo la pausa. Benissimo, grazie Alessandro. Vediamo se c'è qualche domanda. Sulla lavagna mi pare di no. Qualcuno ha interventi che vuole formulare a voce? Mi sembra di no. Va bene, allora ci rivediamo alle 4 e un quarto per la seconda parte, va bene? A tra Va bene. poco. Nel primo blocco da te affrontato, ma mi pare di no. Bene, allora se è così direi che possiamo Il andare che vuol dire avanti e sempre. vediamo alla fine se c'è qualche quesito in chiusura. Va bene. Il che, dicevo, quando non ci sono domande può voler dire una cosa o il suo opposto. Ok, il docente è stato chiaro e bene o male ha prevenuto e risolto in anticipo tutti i dubbi e le questioni, o al contrario, che non ha fatto capire nulla e che quindi non ci sono domande da fare perché non si è capito. Quindi spero tanto che sia la prima opzione, non la seconda, parlando di opzioni. Ok, allora. Andiamo ad affrontare il secondo argomento che pure ha la sua rilevanza, perché dalla operatività di una tecnologia come il monitoraggio, questo è il termine che ci accompagnerà per tutta questa mezz'ora, dal monitoraggio discendono obblighi per quelle entità titolari o responsabili del trattamento che non hanno alcuna sede, alcun collegamento, alcuno stabilimento nell'Unione Europea. Di nominare, scusatemi, un rappresentante stabilito nell'Unione laddove, e questo è il criterio di cui ci occuperemo, da qualsiasi stato del mondo
vadano a compiere delle attività, offerta di beni, due attività, offerta di beni e servizi e monitoraggio o tracciamento tramite internet nei confronti di persone fisiche che si trovano nell'Unione Europea. E quando io ho letto per la prima volta il testo, la bozza del regolamento, ed era il 2012, perché voi sapete che le norme che utilizziamo oggi sono norme scritte nel 2012. Il GDPR è un testo del 2012. Tanto è vero che mostra il freno, come si dice, rispetto a tecnologie che nel 2012 non esistevano, la blockchain è una di queste, e che oggi invece vanno per la maggiore, ma sono fuori, a proposito della capacità del legislatore Achille di imbrigliare la tartaruga tecnologica, sono fuori e addirittura in contrasto con i principi della normativa sulla protezione dei dati. Con Paradigma abbiamo fatto più volte dei convegni in cui abbiamo parlato del rapporto altamente critico che c'è tra principi GDPR e tecnologia blockchain e di come quest'ultima, per le modalità di funzionamento, renda inapplicabili certi principi del GDPR. Per esempio, chi è il titolare del trattamento in una catena blockchain? In una catena blockchain pubblica e permissionless, cioè senza una governance, che sono quelle più diffuse, l'80% della blockchain è questo, non esiste il titolare del trattamento, non è individuabile e quindi posso esercitare un diritto di accesso ai miei dati in quel blocco della catena? No, perché non so neanche A, a chi chiederlo, B, dove stanno i miei dati, C, posso cancellare i miei dati personali? No, perché crollerebbe tutta la catena della blockchain. Quindi capite come quello che dicevo all'inizio, la sfida tecnologica al legislatore, nel caso del GDPR è un caso conclamato, perché è un testo del 2012. In questo testo del 2012, quando io lo lessi, analizzai e mi cadde proprio l'occhio su questo articolo 3,2, eccolo qua, il quale rendeva di fatto nel suo effetto pratico per la prima volta applicabile, ricorrendo le condizioni che ora vedremo, una normativa a tutto il mondo. Cioè, mentre l'università ci hanno sempre insegnato che la legge è legata al territorio, all'applicabilità territoriale, poi sono venute le istituzioni sovranazionali, poi c'è stato il diritto internazionale che serviva apposta per travalicare e superare i limiti del territorio. Bene, oggi abbiamo un legislatore, sì, sovranazionale, ma un legislatore di una parte del mondo che emana una normativa che, ricorrendo questi presupposti, deve essere applicata a tutti gli stati del mondo. Io farò un paio di esempi nel corso di questa seconda esposizione dove vedremo aziende brasiliane che usano fornitori brasiliani che devono seguire il GDPR o aziende americane che si avvalgono di sviluppatori canadesi che devono seguire il GDPR. Quindi abbiamo un effetto che, diciamo, è sorprendente di una normativa che non è più legata, come giusto che sia, allo Stato, alla sovranità nazionale. Ecco, sono passati non tantissimi anni dallo scandalo, tra virgolette, giuridico che fece la sentenza del giudice francese che condannava eBay per la vendita di cimeli nazisti e con eBay che disse sì, ma vienimi a mettere il sale sulla coda, i server sono negli Stati Uniti, quindi tu non hai competenza. Ecco, oggi non è più così. E allora, quali sono questi presupposti verificati quali si può veramente parlare di un'applicabilità mondiale del Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei dati personali? Il presupposto è il trattamento di dati personali effettuato da chi non ha alcun tipo di stabilimento nell'Unione Europea e quindi che non solo non ha alcuno stabilimento, ma anche il trattamento è effettuato al di fuori dell'Unione Europea, di dati personali che si riferiscono a interessati che si trovano nell'Unione. Attenzione alla terminologia, non si sta parlando di cittadini europei, di residenti in Europa, di domiciliati. Nel momento in cui avvengono queste due attività elencate, l'offerta di beni o di servizi,
il monitoraggio del comportamento di interessati che si trovano nell'Unione, si sta parlando di casi come ad esempio la banca taiwanese che manda in secondment 50 dipendenti a lavorare in Europa e questi vengono tracciati da un fornitore di servizi attraverso dei cookies, per esempio, negli Stati Uniti, attraverso un monitoraggio che si indirizza a delle persone fisiche interessate che in quel momento si trovano nell'Unione. La scelta di non legare l'applicabilità, lo capite da voi, del regolamento alla residenza, al concetto di cittadinanza o ad altre qualifiche giuridiche, ma semplicemente legare l'applicabilità alla circostanza di mero fatto di una persona fisica di qualunque nazionalità che si trova all'interno del territorio dell'Unione Europea, voi capite che è una scelta esattamente tarata e spiegata anche nei considerando del GDPR, il 23 e il 24 e il 14, è una scelta mirata a rendere applicabile alle big tech proprio questa normativa. Sappiamo tutti che questa normativa nasce per impedire, come di fatto ha poi impedito, le risposte di eBay date nel 2002 al giudice francese. E se solo consideriamo che, questo per fare una considerazione politica con voi, che le sei big tech rappresentano il terzo stato più potente al mondo per capitalizzazione ed economia, diciamo per PIL privato, voi capite anche come tutte queste vicende che stanno interessando in questi giorni TikTok, Clubhouse e Facebook che vieta l'accesso ai contenuti editoriali in Australia e il governo australiano che è obbligato a negoziare con Facebook, vi spiega come queste big tech si comportino da stati e uno stato si dà le sue leggi e decide anche di non rispettare le leggi degli altri. Ecco qual è l'approccio che dovete avere nel valutare quello che sta accadendo nel mondo social, nel mondo della tecnologia. Sta esattamente capitando questo, che sempre più questi operatori, le sei big tech, si comportano come stati e quindi non ci si deve più stupire se quella che sarebbe una mera azienda privata va a negoziare e a imporre le sue condizioni a un governo e a un parlamento come quello australiano che ha dovuto fare marcia indietro, approvare gli emendamenti al codice dei media e perché Facebook aveva levato l'accesso alle notizie dai suoi servizi a tutti gli utenti del social. Detto questo, è ovvio che questo GDPR nella sua attitudine alla applicabilità mondiale persegue un obiettivo politico che è appunto quello dell'imbrigliare queste compagnie tecnologiche e non è un caso che i due presupposti per renderlo applicabile ovunque a soggetti che prima ti dicevano non ho i server in Europa, non ho uno stabilimento, non ho una sede, non ho nulla, siano legati i due presupposti a che cosa? All'offerta di beni o alla prestazione di servizi o al monitoraggio del comportamento degli utenti, di un comportamento che comunque deve avvenire all'interno dell'Unione. Il presupposto è che dunque, se andiamo a leggere i considerando 23 e 24, i presupposti non è che diciamo sono così generici da rendere sempre applicabile, per esempio, perché un provider americano rende accessibile dall'Europa il suo sito web o ci sia la possibilità comunque. No, allora, per quanto riguarda l'offerta di beni e servizi, questa offerta di beni e servizi deve basarsi sul criterio che i garanti europei definiscono del targeting. Cioè, deve essere indirizzata a cittadini che si trovano nell'Unione e quali sono i criteri per capire se quell'offerta di beni o servizi, quindi parliamo solo del primo presupposto, perché come vedremo il criterio del targeting, cioè la necessità per far applicare il GDPR, che ci sia la possibilità di dimostrare che un'offerta è indirizzata nello specifico a interessati che si trovano nell'Unione, mentre sul monitoraggio il targeting non sarà richiesto, quindi basta semplicemente l'operatività tecnica di un monitoraggio, di una tracciatura sul web. Ecco, quali sono, fermandoci all'offerta di beni e servizi per completezza e l'analisi di questo primo presupposto,
parametri che possono far rilevare un'offerta effettivamente indirizzata alla persona fisica all'interno dell'Unione. Per esempio, il fatto che io, il mio sito web, che è accessibile, elenchi una serie di offerte in una delle lingue dei paesi dell'Unione, in una delle valute o nella valuta euro mondiali, incluso l'euro, o pubblichi per esempio una lista di clienti europei. Già questo basta per considerare matchato, con termine bruttissimo, o comunque verificato, il parametro del targeting, cioè dell'indirizzo dell'offerta a una persona fisica che si trova all'interno dell'Unione Europea. Dopodiché, sul secondo presupposto, e cioè il monitoraggio del comportamento degli interessati nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione, per stabilire, e questo è la vostra bussola, il considerando 24 da un lato, e le linee guida 3 del 2018 che il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali ha specificatamente redatto per la interpretazione e l'applicazione pratica dell'articolo 3, commi 1 e 2. Considerando 24 dice che per stabilire se un'attività di trattamento sia assimilabile al controllo del comportamento dell'interessato, è opportuno verificare se le persone fisiche sono tracciate su internet. Non vi fate fuorviare da questa specificità. Non si applica solo al monitoraggio su internet. Le linee guida specificano che qualsiasi tecnologia di monitoraggio al di fuori di internet, quindi dispositivi wearable, piuttosto che contatori, piuttosto che veicoli connessi, lo abbiamo detto anche prima, quindi c'è un monitoraggio tecnologico su piattaforme elettroniche di qualsiasi tipo. Ma non basta il monitoraggio tout court da un punto di vista tecnico. Se è vero, come ho detto prima, che il criterio del targeting, cioè la necessità che il primo presupposto, quello dell'offerta dei beni e dei servizi, siano indirizzate a cittadini dell'Unione, scusatemi, a interessati, mo ci vuole, a interessati che si trovano nell'Unione, il criterio del monitoraggio non richiede che ci sia un indirizzamento di questo tipo, ma richiede che comunque non sia solo un'attività di raccolta tecnica, ma ci sia un ricorso successivo, per dirsi monitoraggio, a tecniche di trattamento dei dati personali che consistono nella profilazione della persona fisica. Per cui, per dire, i cookie tecnici non implicano la applicabilità, i cookie di profilazione sì, in particolare trattamenti che consistono in profilazione volta ad adottare decisioni che riguardano l'interessato che si trova nell'Unione o analizzarne o prevedere le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali. Non abbiamo altro nell'articolo, nel considerando 24, che il riepilogo e l'utilizzo degli stessi termini che trovate all'articolo 4 nella definizione di trattamento di profilazione. Quindi andiamo a vedere come le linee guida 3 del 2018 spiegano l'applicazione e la portata pratica, soprattutto, ecco, non solo dell'offerta dei beni e dei servizi, mi fermo 30 secondi, mi concentro su quello che vuol dire per le linee guida il monitoraggio, il tracciamento su internet, però sia sul primo requisito, offerta di beni e servizi da parte di un titolare o un responsabile, perché attenzione, la nomina del rappresentante stabilito nell'Unione Europea, che poi è l'effetto pratico a livello di obbligo di questo articolo 3,2, è un obbligo che si applica autonomamente tanto al titolare quanto al responsabile del trattamento, quanto al fornitore. E ricordatevi che una delle innovazioni del GDPR è stata quella di aver previsto per la prima volta obblighi specifici autonomi propri del responsabile del trattamento. Vogliamo fare qualche esempio? Il registro dell'articolo 30 è un obbligo anche specifico e peculiare del responsabile del trattamento. La nomina articolo 27 del rappresentante è un altro caso. L'articolo 32 sulle misure di sicurezza. Gli obblighi di sicurezza specifici del responsabile del trattamento si applicano anche a questa figura e così via. Quindi da questo punto di vista tanto il titolare quanto il responsabile devono, dicono i garanti riuniti nel comitato, adottare un approccio bifasico. Devono prima capire se il trattamento si riferisce a interessati che si trovano nell'Unione e in secondo luogo deve capire il titolare o il responsabile l'oggettiva offerta di beni o servizio, l'oggettivo monitoraggio come attività tecniche che si rivolgono
Una specificatamente, l'altra comunque si rivolge a interessati che si trovano nell'Unione. Quindi approccio bifasico. Come interpretare e applicare il requisito dell'interessato che si trova nella UE. Intanto il requisito per cui l'interessato deve trovarsi nell'Unione va valutato al momento in cui avviene l'attività, avviene il trattamento, cioè nel momento in cui mi indirizzo con un'offerta di beni e servizi o parte tecnicamente il monitoraggio. Poi non mi interessa più la durata dell'offerta o la durata del monitoraggio. L'interessato che si trovi nell'Unione, indipendentemente da cittadinanza, nazionalità, nel momento in cui partono i trattamenti, è un qualche cosa che fa ritenere verificata la presenza del primo requisito in questo approccio che il Comitato definisce bifasico. Il secondo aspetto, appunto, è quello che dicevamo prima, l'indirizzamento, cioè non basta una generica, occorre proprio che, in questo caso l'offerta di beni e servizi, si indirizzi, cioè il fatto di trattare dati personali di una persona fisica che si trova all'interno dell'Unione non è sufficiente per configurare questo pesante insieme di conseguenze che è l'applicabilità dell'insieme di prescrizioni del GDPR. Ci vuole il targeting, ci vuole anche un specifico indirizzarsi dell'offerta di beni o di servizi a cittadini che si trovano nell'Unione e quindi va valutato se questo sì, ed è una valutazione rilevante perché fa scattare o meno l'obbligo di nomina del rappresentante stabilito. Ovviamente stiamo parlando di una norma che si applica solo ed esclusivamente a titolari o responsabili del trattamento al di fuori dell'Unione Europea che non hanno nessun collegamento e nessuna sede, perché è una norma, se vogliamo, speciale. Così come è vero il contrario, e cioè cittadini dell'Unione Europea, qui sì utilizzo cittadini, che si trovano all'estero o residenti che si trovano all'estero, non per questo, visto che abbiamo deciso, o meglio il legislatore ha deciso che il criterio della cittadinanza non ci interessa o della residenza, ecco, a maggior ragione allora vale il contrario. Se sono all'estero, al di fuori dell'Unione Europea, non avrò, nella misura in cui non capitino questi requisiti di cui stiamo parlando, diritto a reclamare la protezione del GDPR. Ma poi basta che andate a vedere un po' le ultime normative di stati importanti, penso a Israele, penso al Giappone, penso al Brasile, le normative, la Colombia addirittura, le normative nazionali sulla protezione dei dati di recente implementate sono la copia pari. Pari del GDPR che ha, diciamo, assurge a modello di tutte quante le normative di paesi rilevanti, tant'è vero il Giappone e Israele sono tra quelli che godono di una decisione di adeguatezza proprio per trasferire i dati, perché avendo fatto delle norme uguali al GDPR sono state ritenute offrire per il trasferimento dei dati garanzie di livello equivalente a quelle offerte dal GDPR. Bene, quanto al monitoraggio, abbiamo detto che non serve il criterio del targeting, cioè l'operatività di tecnologie di tracciamento non è necessario che si indirizzino specificatamente a un interessato che si trova nel territorio dell'Unione Europea. Però è ovvio che quando il legislatore, e questo ce lo dicono i garanti nelle linee guida, utilizza il termine monitoraggio, fa riferimento a un suo programma, cioè fa riferimento sicuramente a quello che poi l'articolo, scusate, il considerando 24 detta un po' come secondo requisito, a una fase successiva in cui dopo il monitoraggio avrà raccolto i dati e magari li usa per la profilazione. Quindi non è vero che qualsiasi raccolta di dati che avvenga all'interno dell'Unione Europea è tout court un monitoraggio se non c'è poi questo piano del titolare o del responsabile del trattamento di utilizzare i dati a scopi di profilazione. Quindi questo è un altro aspetto da valutare per capire l'applicabilità a chi non ha alcuna sede nell'Unione Europea, titolare o responsabile, delle norme del GDPR e quindi dell'obbligo di nominare un responsabile del trattamento, cioè di un rappresentante del titolare o del responsabile del trattamento. Quindi i garanti confermano che quella parte del considerando 24 che dice per l'uso eventuale successivo a scopi di profilazione è un elemento fondamentale nella valutazione del monitoraggio come attività di trattamento che non dovendo essere indirizzata a interessati che si trovano nell'Unione Europea,
comunque non può essere assunta tout court in senso generalistico per rendere applicabile il GDPR a titolari e responsabili extra UE. E allora, quali sono degli esempi che possiamo trarre di monitoraggio del comportamento degli interessati ai sensi del considerando 24 e dell'articolo 3,2 lettera B? Bene, sono questi, la pubblicità comportamentale, ne abbiamo parlato anche prima, e monitoraggio, ovviamente, analisi delle scelte, l'attività di geolocalizzazione a scopi marketing, il tracciamento online attraverso i cookies o altre tecniche apposite, quali ad esempio il fingerprinting del browser, servizi online di diete personalizzate, analisi mediche, pensate agli orologi, all'Apple Watch, quanti dati raccolgono di particolare natura. Le televisioni a circuito chiuso sono un monitoraggio che avviene su reti di comunicazione elettronica. Le indagini di mercato fondate su cluster di comportamenti individuali, monitoraggio o comunicazione regolare sullo stato di salute di un individuo. Qualche anno fa io avevo assistito a una importante compagnia giapponese di produzione di condizionatori che aveva dei condizionatori che rilevavano non solo il microclima nella stanza, ma anche dati e parametri vitali degli occupanti, tasso di sudorazione, temperatura, insomma, ecco, era stato un interessante caso di monitoraggio e di necessario adeguamento per la commercializzazione di questi dispositivi. Andiamo più nel concreto. Quando in un'attività aziendale un soggetto, un titolare che non ha alcun tipo di collegamento col territorio dell'Unione monitora in modo tale da rendere applicabile il GDPR? Ecco l'esempio. Un'impresa di consulenza stabilita negli Stati Uniti fornisce consulenza sull'allestimento di negozi al dettaglio a un centro commerciale in Francia attraverso il monitoraggio della rete Wi-Fi dei movimenti dei clienti all'interno dei singoli negozi, cioè lo spostamento all'interno di un centro commerciale tra i vari negozi monitorato attraverso la rete Wi-Fi. L'azienda americana monitora il comportamento degli interessati attraverso il Wi-Fi francese e quindi deve nominare un rappresentante all'interno dell'Unione perché sono esattamente verificati i presupposti di quell'articolo 3,2 lettera B, cioè monitoraggio, cioè successiva profilazione, magari nell'ambito di un contesto anche di rapporto, lo vedremo tra qualche minuto, tra titolare e fornitore, e quindi è un'impresa che non si trova nell'Unione Europea, ma che deve nominare un rappresentante che sia soggetto per conto dell'impresa americana all'applicazione del GDPR. Uno sviluppatore di app stabilito in Canada e senza alcuno stabilimento esegue il monitoraggio del comportamento degli interessati nell'Unione e quindi, come abbiamo visto per l'impresa americana, si becca il GDPR. Però lo sviluppatore utilizza un responsabile del trattamento negli Stati Uniti per l'ottimizzazione dell'app di monitoraggio e a scopi di manutenzione. E allora, siccome questo titolare è soggetto tramite il rappresentante agli obblighi del GDPR, è soggetto anche all'obbligo di nominare un responsabile del trattamento. Ergo, il fornitore negli Stati Uniti, guardate come questa normativa imbriglia, il canadese deve nominare responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 il suo fornitore negli Stati Uniti. Perché? Perché lui, come titolare del trattamento, è soggetto ai sensi dell'articolo 3,2 lettera B, monitorando interessati nell'Unione all'applicabilità del GDPR e quindi anche la nomina del suo fornitore come responsabile del trattamento. Su questo il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali, nell'ottica del monitoraggio, fa uno specifico riferimento ai rapporti di fornitura. E lo ricorda, attenzione, che se addirittura c'è un titolare e un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione, anche dal punto di vista dell'articolo 28, questi rapporti, ancorché tra fornitori di nazionalità non europea, vanno regolati alla luce dell'articolo 28 del GDPR. Quindi è un altro aspetto nella valutazione, nell'approccio ai trattamenti di monitoraggio che commercialmente va valutato, ovviamente, nell'ottica di un titolare o di un responsabile che non hanno, lo ripeto, alcun collegamento con l'Unione Europea. E per esempio, e qui arriviamo anche a capire dove nominare il responsabile, e scusatemi, continuo a dire responsabile, fino adesso dovevo riferirmi al responsabile, il rappresentante del titolare o del responsabile, in questo esempio lo capiamo, un'impresa brasiliana vende ingredienti alimentari e ricette locali,
rendendo disponibile questa offerta in Francia, Spagna e Portogallo. Poi utilizza sempre in Brasile un fornitore per profilare sulla base degli ordini precedenti e delle scelte di consumo gli utenti francesi, spagnoli e portoghesi. Quindi tutte e due sono soggetti al GDPR, uno come titolare, l'altro come responsabile del trattamento. E il rappresentante dove dovrà essere nominato? Dove si trovano gli interessati cui i dati vengono trattati? Quindi a scelta in uno dei tre paesi, Francia, Spagna o Portogallo, nell'esempio. Fermo restando che anche laddove il rappresentante operi nell'Unione Europea e non sia ubicato, stabilito in uno dei paesi dell'Unione Europea, anche da quei paesi dove non è giuridicamente stabilito, deve essere sempre facilmente raggiungibile, anche se appunto il presupposto del trattamento dei dati di interessati che si trovano in quei paesi non è verificato negli altri paesi dove il rappresentante non è stabilito, e questo ce lo ricordano sempre le linee guida. E concludiamo quindi con le attività che sono richieste al rappresentante nominato nella misura in cui il titolare o il responsabile del trattamento senza vincoli, collegamenti con l'Unione Europea procedano a un trattamento di monitoraggio come abbiamo cercato di spiegare. Intanto, lo abbiamo già detto, articolo 27,1 GDPR deve essere stabilito in uno degli stati membri in cui si trovano gli interessati i cui dati sono oggetto di monitoraggio. Funge da interlocutore in aggiunta o in sostituzione del titolare o del responsabile che lo nominano, in particolare è l'interlocutore delle autorità di controllo e degli interessati, pensiamo all'esercizio dei diritti per tutte le questioni riguardanti il trattamento, agisce ed è per conto del titolare o del responsabile ed è interpellato da qualsiasi autorità di controllo. Attenzione, va esplicitamente designato mediante mandato scritto, quindi ci deve essere un contratto o un atto giuridico equivalente, nonostante questo, tuttavia, va evidenziato che restano comunque responsabili il titolare e il responsabile del trattamento, svolge nei limiti del mandato i compiti che gli sono stati conferiti e ovviamente può essere oggetto sulla base di quel mandato scritto, che è un atto contrattuale, di misure attuative o anche di sanzioni civilistiche del conferente. Poi sappiamo che l'articolo 82 e le sanzioni non si rivolgono nel GDPR, non si rivolgono a figure diverse dal titolare o dal responsabile del trattamento. Ad esempio, sono inaggredibili dal punto di vista sanzionatorio il DPO piuttosto che i subresponsabili del trattamento. Quindi si deve recuperare l'aspetto sanzionatorio casomai negli atti di nomina, nei contratti o negli atti aventi il valore contrattuale di mandato o di vincolo. E concludo, in quali casi il GDPR nomina, al di là dell'articolo 27 che elenca i compiti funzionali del rappresentante del titolare o del responsabile non stabilito nell'Unione Europea? Per esempio, ai sensi dell'articolo 13, l'informativa deve nominarlo, deve indicare i suoi riferimenti, ovviamente se è il caso, se esiste un rappresentante perché i presupposti che abbiamo visto sono verificati, i suoi riferimenti vanno indicati nel registro delle attività di trattamento e poi c'è un obbligo ulteriormente richiamato dall'articolo 31 di cooperazione con l'autorità di controllo. Questi sono i tre casi in cui dopo l'articolo 27 il GDPR nomina il rappresentante del titolare o del responsabile del trattamento. Mi fermo qui, avevo promesso di essere più breve, in effetti diciamo la mezz'ora è stata proprio mezz'ora. Ringrazio per l'attenzione e ovviamente se ci sono altre domande o altre, le prime domande da fare, possiamo parlarne insieme e rispondere. Grazie Alessandro. Sì, qualche quesito è giunto. La dottoressa Mariani chiede se si può fare un esempio sulla possibilità di utilizzare lo scrolling come modalità di raccolta del consenso alla luce delle linee guida legali. Allora, intanto un esempio l'abbiamo già fatto citando prima
le linee guida sul consenso. Quindi la registrazione, per esempio, non solo dello scrolling, ma del giroscopio se ci colleghiamo da cellulare. Dopodiché, quando il garante, fermo restando che le indicazioni tecniche sono sempre tecnologicamente neutre, cioè la scelta è, diciamo, conforme purché si persegua l'obiettivo, il garante cosa dice? Ci deve essere, o anche i garanti, perché lo abbiamo visto anche nei provvedimenti delle altre authorities, ci deve essere la registrazione di un evento documentabile associato allo scrolling. Per esempio, faccio lo scrolling e in ogni caso chiudo il banner anche se non ho la X eccetera eccetera, oppure mentre faccio lo scrolling apro un menu a tendina eccetera eccetera. Tutto questo è possibile o plausibile purché io nell'informativa da titolare del trattamento spieghi esemplificando e chiarendo quali attività registrabili per me saranno da considerarsi come prestazione di un consenso espresso. Il garante parla di evento registrabile sul server e documentabile o selezione di un elemento contenuto, quindi pensa anche a un link per esempio, al di sotto del banner di primo livello. Quindi lo scrolling unito all'immediata selezione di un link per esempio può essere una valida manifestazione tecnica del consenso dedotta da questo tipo di attività, purché sia registrabile e sia ovviamente conservata la relativa documentazione. E quello che vi deve interessare, per corredare ulteriormente la risposta, è che lo scrolling in quanto tale non è più un elemento valido, a meno in Spagna lo è perché l'autorità dice che è valido, punto e basta. Però ecco, lo scrolling come mera proazione dell'utente che consulta una piattaforma elettronica, di per sé stessa e da sola non è più un'attività che può essere considerata come prestazione del consenso, come lo era prima. Dottoressa, soddisfatta della risposta? Penso di... No, ecco, no, c'è qualcuna... Sì, ti ringrazia. C'è un'altra domanda. Dottor Di Gioia chiede se l'utente comune può denunciare un banner non a norma. Se sì, con quali Scusami, se mezzi? l'utente? Se l'utente comune può denunciare un... Ma assolutamente, io lo faccio molto spesso proprio perché la questione anche commerciale degli adeguamenti data protection mi portano, per esempio, a dare un consenso marketing anche quando non mi interessa nulla, quando vedo però che l'impostazione della richiesta, il trattamento dei miei dati è corretto e conforme. Allora intendo premiare proprio quelli che dico, oh, finalmente non è uno spam, è qualcuno che è rispettoso delle regole, eccetera, eccetera. Viceversa, quando trovo qualcuno che non lo è, sono io stesso ad attivare le opzioni che avete tutti voi come normali cittadini ai sensi degli articoli 141 e seguenti del codice della privacy attraverso l'istituto della segnalazione al garante, che è un qualche cosa, è un email sostanzialmente, che mandate al garante individuando, ce lo ricorda anche il GDPR, non solo il codice della privacy, segnalando ipotesi di violazione delle prescrizioni sulla protezione dei dati. Indipendentemente dal fatto che siano violati i vostri diritti, la segnalazione è sempre possibile anche per, come dire, evitare che siano violati i diritti degli altri. Quindi la risposta è sì, la forma è la segnalazione al garante privacy, poi ovviamente il garante recepisce e determina nella sua autonomia le modalità di intervento. Non è che, a differenza dell'altra authority che invece vi risponde sempre, diceva la tua segnalazione, l'antitrust,
ha avuto questo risultato, è finita in questo modo, abbiamo archiviato, abbiamo aperto l'istruttore, il garante non è tenuto a farlo e difatti non lo fa, anche perché pensate, vi rendete conto che le segnalazioni al garante sono molto superiori a quelle tecniche che possono essere fatte all'antitrust per violazione delle norme sulla concorrenza. Quindi da questo punto di vista ogni cittadino lo può fare, c'è la segnalazione come istituto e comunque il garante dice ex ante che interviene sempre e valuta sempre e analizza sempre tutte le segnalazioni ricevute. Poi, se ovviamente vengono violati i vostri diritti, avete il ricorso all'autorità amministrativa che è appunto il garante, quindi quella è tutta un'altra procedura istituzionalizzata e poi avete ricorso ovviamente all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 82, scusatemi, 79 e 82 se volete chiedere il risarcimento del danno del GDPR. 78-79, disciplina del ricorso giurisdizionale, 82, danno da trattamento e richiesta di risarcimento del danno. Beh, mi pare che non ci siano altre domande. Ti ringrazio anche la dottoressa Di Gioia. E nessuno vuole intervenire a voce? Pare di no. D'accordo, allora non mi...